Vediamo, adesso riuscite a sentire? No. Ah. Sì. Adesso sentite? Adesso sì. Ah, scusate, e allora vi siete perse e persi purtroppo Vabbè, tutta la presentazione. Sono vabbè, quasi che arrivata, importa. alla fine, quindi tantissime le pubblicazioni a suo attivo, Educare al femminile. Come dicevo, ho appena detto, un libro veramente importante per avvicinarsi agli studi di pedagogia di genere. Qua, professoressa, ho portato Le donne si raccontano, una curatela che raccoglie moltissimi saggi, direi proprio delle pedagogiste e dei pedagogisti di genere attualmente più noti in Italia. La professoressa è stata fondatrice di questo perfezionamento, è a lei che devo veramente tanto per essere io qui oggi e ovviamente è un piacere, professoressa, ascoltarla e averla, un onore averla qui con noi oggi. Io passo la parola, auguro a tutte voi buona lezione. Professoressa, come ci organizziamo con i tempi? Io Facciamo, faccio la mia cosa. lei fa la sua lezione. Benissimo, finisco prima di 2 ore e passiamo a un dibattito che mi Benissimo, piacerebbe, benissimo. anche perché non credo di avere tutta la Infatti, possibilità. nonostante Intanto io ho l'influenza. preparato, Bene, quindi quando prego allora, terminate, professoressa, venga più al. spero che abbiano voglia e desiderio Ecco, di... le metto al centro. Questo è per la vision. Sì. E questo lo abbiamo fatto nel 19? Questo l'abbiamo fatto nel Ma ce 19-20. n'avevi ancora? Pochissimi, poche copie, forse sono rimasti 4-5 quaderni. Ho capito. Bene. Allora, pensavo che tu l'avessi fatto te ora. Allora, dunque, intanto grazie per essere qui, perché insomma è un viaggio. Non so da dove venite, ma immagino che... Tra l'altro io non vedo il tempo. Ce l'hai un orologio da mettermi qui? Perché Le metto qua lontano. stamane ho dimenticato due cose. Una è l'orologio. No, ogni tanto bisogna darci Sì, un'occhiatina, eh? Così lo vedo. bene. Grazie. E, dicevo che... molto, insomma, è da lodare che la gente si muova e venga anche da fuori, da lontano, non so da dove, ma so che siete da tutta Italia e comunque vi perdete la manifestazione belle a casa che avreste potuto darci un'occhiatina. Credo che sia oggi un po' la giornata così. La rivendicazione antifascista a Firenze. E, tra l'altro, abbiamo una presidente del Consiglio che si vuol far chiamare al maschile presidente del Consiglio. Allora, i giornalisti cercano di... La chiamano la leader e così sono usciti dall'impasse, non rinunciano ai loro valori e nello stesso tempo l'accontentano. Una persona che proprio in questi giorni ho visto ha fatto una grossa intervista su un giornale femminile, insomma, mi pare Grazia, in cui vuole insegnare alle ragazze di oggi come guardare all'essere donna. Ovviamente il suo slogan è quello famoso in Spagna, non so se ve lo ricordate, io non lo ricordo, è quello io sono Giorgia, io sono cattolica, io sono qui, io sono là. E sembra che questa donna ci abbia tutte le sicurezze del mondo, beata lei, perché invece io so che ci sono tante persone che hanno difficoltà, che ci sono tante persone che vivono una vita in cui, insomma, uno cerca di adattarsi al meglio alla realtà, no? Ecco. Devo dire che anche lei
i suoi altarini ce l'ha perché non si è sposata come avrebbe dovuto, in quanto cattolica farà come fece Mussolini, che si sposò con donna lì, come si chiamava, diversi anni dopo che conviveva. Quindi vedete che una cosa è cercare di presentarci in un modo e poi è vivere la realtà di un mondo che è diverso, che è diverso. Allora, iniziamo. Dunque, vi voglio introdurre questo discorso sul corpo. Tra l'altro, io devo veramente di essermi occupata di corpo al femminile, perché io mi occupavo espressamente di educazione e istruzione. Però negli anni, primi decenni, nel primo decennio di questo nuovo secolo, ho incontrato due persone che sono la professoressa, ora non ce l'ho qui, quello del corpo femminile, peccato, la professoressa Pinto Minerva, che è emerita dell'Università di Foggia, e la professoressa Antonella Cagnolati, che avete sentito l'altra volta, le quali si occupavano molto di genere, e la seconda nella storia e la prima soprattutto nel corpo, sul corpo. Tant'è che ha fatto perfino un volume sul corpo cyborg, per il quale è stata molto attaccata dall'area pedagogica cattolica, perché noi siamo due aree. Nella pedagogia italiana ci sono due aree: una cattolica e una laica. Chiaramente la cattolica negli anni si è diversificata. Una parte, tipo la Margherita, ha aderito a ideali più laici e una parte invece è rimasta col centrodestra. Quindi un esponente di quell'area cattolica un po' più destrorsa, senza tanti discorsi, l'ha attaccata, perché appunto lei parlava di questa interscambiabilità, anche che dice in un futuro, ma già oggi noi abbiamo la possibilità, no, di mettere un arto, cioè alcune persone che gareggiano con degli arti diciamo, di materiali non del loro corpo. Cioè, stiamo cercando di adattare. Ecco, questa idea che ci siano delle parti che possano essere recuperate, evidentemente aveva dato molta noia a qualcuno. Tra l'altro io trovo una cosa quasi ovvia. Ecco, quindi io devo questa idea di essermi occupata del corpo a queste due amiche e colleghe. Poi successivamente, insieme al gruppo fiorentino, fra cui la Dello Preite, la Michela Baldini e Dalila Forni, abbiamo dato vita a questo volumetto Corpi violati. Perché? Perché dal discorso del corpo femminile ne è derivato il discorso della violenza sul corpo femminile. Cos'altro poteva venirne fuori? E quindi abbiamo pensato, mancano studi su questo tipo, di questo tipo, dobbiamo incentivarli. E devo dire che sono particolarmente lieta perché questo volume, che è stato fatto già, ormai gli anni passano, una velocità paurosa, è del 14, quindi fra poco sono 10 anni, vedo che ci sono molte colleghe che a quei tempi io ho scelto e ho chiamato a collaborare, che all'epoca o erano semplici, insomma, precarie, o erano ricercatrici, insomma, persone a cui, diciamo, le loro università non davano molto credito, ecco. E nel frattempo molte di queste colleghe si sono affermate e ormai sono chi è ordinaria, chi è associata, chi
è rimasta ricercatrice, chi è diventato ricercatore, ricercatrice, insomma, però c'è stato un significativo passo avanti che a noi poi delle carriere non è che ci interessa molto, però voi non avete idea di quanto ha valore una persona che dia valore a questi temi, dia credito a questi temi, nella formazione delle giovani generazioni. La pedagogia di genere non c'è in Italia. La collega è tutta convinta perché lei ci crede molto, ma le cattedre di pedagogia di genere in Italia, io iniziai che ce n'erano tre e adesso non saprei perché in alcuni casi anche queste persone che si occupano di genere, la cattedra, l'insegnamento non viene aperto. Perché per aprire l'insegnamento bisogna essere molto pugnaci proprio, combattive, cioè far presente che occorre questo insegnamento. Quindi là dove c'è può anche essere cancellato. Basta non ci sia più nessuno, si fa presto a toglierlo e a metterci un'altra cosa. Magari una pedagogia degli affetti dice, sai, può andare bene, sì, ho capito. Quindi voi direte, ma perché ci dice questo? Ma perché per le insegnanti di ogni ordine e grado, dal nido educatrici a scuola secondaria, occorrerebbe una consapevolezza, una conoscenza. Io quante volte ho trovato persone che mi venivano a ringraziare, finito l'esame, bene o male fosse andato, dicendo io, professoressa, a questi temi non ci avevo mai pensato. Si vede, avevano vissuto una vita serena, non gli era mai successo niente di male, avevano vissuto la dipendenza familiare dal padre come una cosa ovvia e normale. La maggior parte delle nostre studentesse non fa l'Erasmus. Io sono stata per un periodo delegata Erasmus e poi mi sono subito dimessa. Perché la risposta era: il mio fidanzato, come si dice in Toscana, non vuole. Il mio babbo non vuole, babbo non vuole, mamma non vuole. Sembrava la canzone dell'Ottocento. Non vuole. E quindi loro non andavano 6 mesi, un anno in Erasmus perché un'altra ha detto mi sono dovuta lasciare per andare a fare l'Erasmus. Nel senso che lui gli ha detto vai, però libero io e libera te. Cioè l'ha fatto il ricatto quando torni se ci sono ci sono, no? Se no magari ho sposato qualcun'altra, non lo so. Cioè, è un modo veramente di tarpare le ali alle persone, perché tra l'altro senza le lingue è difficile progredire. Quindi, ecco, non ci sono molti luoghi in Italia, nelle nostre università, dove si faccia approfondimento su questi temi. Purtroppo non ci sono. E io spero che tutte queste persone che hanno fatto carriera, che sono diventate ordinarie, associate, riescano poi nelle loro sedi ad aprire questo insegnamento che, a mio modo di vedere, soprattutto per le giovani insegnanti, è fondamentale per muoversi bene nel rapporto classe-aula maschio-femmina, che se non ci si muove su quel rapporto già quando i giovani sono adolescenti, come dicono i miei colleghi, questi che si sono occupati dell'odio online, scusate, per cui anche se la violenza esplode più tardi, anche se ci sono fenomeni di violenza anche fra fidanzatini giovani, ma in genere esplode
su donne dai 40 ai 50. Evidentemente è un percorso formativo anche maschile che si crea in un certo modo. Allora, guardando alla storia, una paginetta, intanto la violenza è un male endemico, un male ricorrente. Oggi ne prendiamo atto, facciamo delle azioni di contrasto, però c'è sempre stata. Gli uomini bevevano molto, era soprattutto quelli dei ceti più poveri. Quindi era un modo per sopravvivere a una vita probabilmente di difficoltà, di sofferenza. Ma insomma, i rapporti erano molto duri. Le donne venivano prese, anche le mogli, con violenza, perché c'erano questi uomini avvinazzati che avevano rapporti quando volevano con la donna, senza nessuna, diciamo, valutazione, ecco, di quanto lei fosse consenziente. Una mia collega di Urbino, che si chiama Angela Giallongo, ha scritto a suo tempo un volume, è una di quelle rare persone che si sono occupate di questi temi anche nel secolo scorso, diciamo. Ha scritto un volume, L'avventura dello sguardo, un bel libro, dove lei fa vedere che a noi donne, basta pensare a Dante, a Beatrice, lo sguardo è sempre stato negato. La donna deve camminare a occhi bassi, non deve guardare in giro, non deve guardare l'uomo. Addirittura in molte storie d'amore narrate, di letterati, ok? Pare che due si sono guardati e si sono innamorati, cioè lo sguardo è galeotto. Quindi voi capite, nel timore che scoccasse sto dardo dello sguardo per cui due si innamoravano, cosa che avveniva addirittura in chiesa, perché non c'erano luoghi dove uomini e donne si incontrassero molto. Insomma, la donna era meglio non guardasse, stesse a occhio, a occhi a, con lo sguardo così, a occhi chini. Ora, anni fa ho letto un libro della La Terza dove parlava della violenza nella storia. E avevano preso dei testi di tribunale dell'epoca, 1400, 1500, 1600, durante il periodo Rinascimento, 500, 600. E c'è un episodio significativo in cui c'è una ragazza che è in genere ragazza semplice, perché le ragazze di lignaggio venivano controllatissime, anzi, anche se la Monaca di Monza ci mostra che, insomma, anche le principessine, qualche occhiata ai servitorelli la poteva andare, ecco. Però questa qui, insomma, camminava per strada, era serena, era giovane, avrà avuto 15-16 anni. E cosa che viene additata a elemento che porta poi a quello che succede? Ci sono due elementi. Uno canta, lei va per la strada, è serena e canta. E cantare, non so se a voi vi capita mai, ma è un elemento di distensione, vuol dire che uno è in pace con se stesso, è sereno. Perché è un modo dell'anima, che uno va col microfono a cantare, no? È una distensione, diciamo. E canta. E questo può essere un elemento di richiamo. Altro che occhi bassi. Canta
cammina per la strada e canta. Quindi diventa personaggio da individuare. In più era figlia di madre vedova. E questo ci fa capire tante cose. Chi non aveva un padre, se poi non ce l'aveva del tutto, ancora peggio. Ma anche se la madre era vedova, il padre non c'era e non aveva un fratello maschio che ne prendesse. Spero che se uno tentava Certo, di fargli del male, la. si sente il rumore. Ok, è più difficile di quanto pensassi. Insomma, non c'era il timore che il fratello arrivasse e ti tirasse una coltellata, perché poi le cose non è che si risolvevano ancora oggi in modi tanto così. E quindi avviene quello che poi storicamente è stato rilevato avvenisse spesso in molti paesi. Che la ragazza viene assalita alla casa nocte temporis, buttato giù la porta, presa la ragazza, portata in una fienile, in una casa diroccata e violentata da un gruppo di tutto il paese, giovinastri non sposati di tutto il paese. Che cosa permetteva a loro questo? Permetteva di considerarla ormai una donna perduta, una prostituta, e quindi lei doveva rassegnarsi a vivere lontano dall'abitato, ma insomma neanche tanto, e essere a disposizione degli uomini che l'andavano a trovare. Quindi, laddove nei paesi non c'erano prostitute, perché nelle grandi città c'erano, nei porti c'erano, ma nei paesini, paesotti c'erano, perché c'era un controllo della chiesa, delle famiglie, a meno che ci fossero prostitute itineranti, ma non credo, allora si creava la loro prostituta legale, in questo modo. Ecco, questo era un modo per avere delle donne a disposizione. Quindi il capro espiatorio di questa violenza in genere è una donna non protetta. Ed è una donna che noi ritroviamo spesso in tante storie, perché se è una donna intelligente, poi pian piano invecchiando viene, come dire, ripudiata da questo ruolo, no? Non è più interessante, diciamo, col tempo. Gli escano capelli, gli escano denti, non è che sia più giovane. E queste donne che vivevano un po' ai limiti della civiltà vicino ai boschi cominciano a vivere odiando il resto del mondo, perché non è che lo amassero, e facevano anche bene, sarebbe normale amarlo. E quindi a loro vengono addossati tutti i malanni. Quindi lei è passata, ha guardato male il bimbo, ha guardato, sempre il valore dello sguardo, e il bimbo si è ammalato. È stata lei con il suo malefico sguardo. Quindi queste donne diventano donne che magari si curano da sé, imparano magari da altre donne più anziane il valore delle erbe, le usano, fanno gli infusi. Poi lì è un misto tra realtà e erbe, realtà medica delle erbe. E magari pensiero, diciamo, un po' negromantico di poter, no, danneggiare gli altri, quindi fare delle formule, non si sa bene quanto si intersecano queste cose. Quindi vengono accusate di fare il sabba no, di notte, sempre in certe notti, con i diavoli. Di avere rapporti col diavolo e di essere delle streghe. E quindi vedete il percorso di questa donna, come si dispiega, da giovane che viene violentata a futura strega
che diciamo, insomma, Vado, vado, prof. sì. C'è questo ogni tanto parte. Va bene. Sempre nello stesso volume c'era un altro resoconto di un tribunale. Interessante perché questi resoconti di tribunali spesso non vengono molto studiati, però quante cose ci insegnano. Ecco, c'è la storia di una ragazza che sembra Cappuccetto Rosso, deve andare da casa in un paesino vicino a casa della sorella e devo portare del pane appena sfornato, quindi niente di eccezionale. Per strada ci sono dei semplici viandanti che si fanno i cavoli loro e, come ha detto quella preside di quelli che picchiano, non vedono nulla. Quindi c'è un frate, altri viandanti, questi niente vedono. Poi ci sono dei contadini che tagliano grano, le tagliano, fieno, non lo so, i quali vedono, ma anche loro si fanno i fatti suoi. Cosa succede? Sopraggiungono tre giovani cavalieri con tanto di spada, e quindi ecco spiegato perché gli altri no. Guardate che la vita e la morte nel passato era molto vicina, anche oggi, però insomma. La gente girava armata, quindi era anche più facile. E la ragazza viene presa, portata lì vicino in una proda e fatta fuori, nel senso violentata da tutti e tre. Come si sa di questa cosa? Si sa perché lei c'ha un padre che probabilmente non era proprio l'ultimo del paese, probabilmente apparteneva. Insomma, nel paese era uno che aveva il suo status. E questo padre fa una denuncia a questi tre che vengono notoriamente riconosciuti perché erano tre che frequentavano e passavano lì perché facevano commerci di tessuti e cose varie. E subiscono il processo e che cosa avveniva? La famiglia veniva remunerata e tacitata. Quindi, che cosa avveniva? Avveniva che mentre più tardi c'è la norma che te ti liberi da questa cosa se sposi la ragazza tacitata, in questo caso a parte che erano tre, quindi. Ma nel passato non si pensava affatto che non un nobile, ma insomma un mercante ricco, no? Come i ricchi mercanti diventano poi come i medici, pure nobili, quindi voglio dire, ricco mercante c'ha il potere del denaro. Quindi non avrebbe mai sposato una ragazza semplice. Quindi fatto questo processo, la famiglia ha dei soldi, probabilmente con questi soldi gli viene fatta una dote lucrosa nella speranza che qualcuno se la sposi, qualcuno che magari ha bisogno di mettere su una bottega e che prendendo lei prende tutto, però prende anche la ragazza come un oggetto rotto e rimesso insieme. Ora, perché io vi ho raccontato queste cose? Perché fa parte di una forma mentis che, se voi andate a vedere, la ritrovate anche oggi. Non c'è una grande rottura tra presente e passato. È molto difficile che cambi la storia su questi temi. Io stessa, quando devo comprare un pensiero a una nipotina, vado a prendere la roba rosa, prendo il giocattolo rosa, poi dopo dico, cosa ho fatto? Mi vergogno, cambio registro, allora gliela prendo azzurro.
capito? Cioè, noi siamo stati formati così. L'altro giorno una mia tesista tutta, ha fatto la tesi tutta sul genere, una roba anche bella. Dico, mi mandi il frontespizio perché io non sono scema. Voglio sempre vedere il frontespizio. Aveva scritto che lei era candidato, io ero professore, tutto sì. Allora gli ho scritto, guardi, Metta, candidata, dottoressa, professoressa, di là, insomma, ci ho messo tutto il genere. E questa mi ha chiesto scusa. Mi ha scritto, dice, professoressa, che cosa ho fatto? Dice, non me ne ero resa conto. Capito? Ha fatto 200 pagine di tesi sul genere e poi ha preso il frontespizio e ha ricalcato tutto. Ma non gliene fa una colpa, eh? Io ci veglio su queste cose e quindi qualcun'altra meno intelligente dice, c'era scritto sì, ho capito, ma si può anche cambiare, no? Qualcosa, no? Se c'era, perché se c'è scritto titolo, ci scrivi titolo, ci metterai il titolo, no? Capito? Insomma, sembra quasi così. Ecco, quindi pensate a quello che è successo quando gli italiani sono andati a fare i colonialisti in Etiopia, in Eritrea. Allora, il nostro famosissimo conterraneo di Fucecchio, che era un grande Indro Montanelli, che è un emblema per i giornalisti del giornalismo italiano. Tant'è che poco tempo fa al Parco Lambro c'è la sua, insomma, come si può dire, monumento, no? Lui lì seduto, forse che cosa con la Olivetti. E delle femministe sono andate a brattarlo di rosso. Ora poi, se non lo sapete, vi dico perché. E io ho detto, ci avrei voluto essere sapendo la scena. L'avessero mai fatto tutti i più grandi giornalisti, destra e sinistra, la destra è ovvio, ma anche di sinistra. Ah, ma lui, il grande giornalista, i tempi, bisogna capire i tempi. No, no, no. Allora lui va, giovane tenente di leva, è giovane, avrà avuto 25-26 anni. Oggi uno è giovane, a quell'epoca i ragazzi si sposavano a quell'epoca. Ma mi ricordo se in Etiopia, in Eritrea, uguale, e lì lui non vuole andare con le prostitute, né quelle che il governo ci importava e che andavano lì dall'Italia, e poi ce ne andavano poche. Non ci vado, no? Esercito in loco, non vado fin laggiù, oppure le prostitute locali che dovevano però essere organizzate, insomma, dovevano pensare anche a questi bordelli di persone locali per la truppa, perché dove c'è la truppa ci sono i bordelli. A Trieste i bimbi abbandonati li chiamavano militar kinder perché erano prostitute. All'epoca non c'era modo di evitare le gravidanze, che abbandonavano i bambini, come qui agli innocenti. Però lì la gente li chiamava figli dei militari, perché i figli di famiglia stavano a casa, li abbandonavano, no? Quindi erano, però invece di chiamarli figli di buona donna, che ci stava perché erano prostitute, chiamavano figli dei militari, militar kinder. Quindi vedete che poi, insomma, le infermiere sono arrivate nel 1860, ma prima c'erano sempre delle donne, mogli, compagne, amiche che accompagnavano la truppa con i cariaggi, no? Che quindi erano per tutti gli usi, sia per curare, sia per amare, per tutto. Ecco, allora dicevo che Montanelli dice, io non voglio andare con le prostitute,
anche qualche malattia. Allora compra da un padre principe, non so, mi pare fosse etiope, compiacente, una ragazzina che lui chiama un grazioso animaletto. Oh, questo è il grande, poi grande, come si dice, giornalista italiano. E con questa bimba, bimba perché poi era anche mezzo pedofilo, perché aveva 12-13 anni, non è che ce n'aveva 20-21, giusto? Questa non parlavano, però questa gli faceva le cose, l'aiutava, insomma, e con questa lui aveva rapporti. Quando si trattò di tornare in Italia, lui l'ha riportata al padre. E gli ha dato il valore simbolico, insomma, i tot, i cammelli, i capri, quello che era, affinché il padre la potesse rivendere a qualcun altro, visto che era passata prima dalle mani di lui. Quindi vedete che non si va troppo lontano, no? Chissà in quanti paesi del mondo ancora c'è la prostituzione femminile, minorile. Noi abbiamo una idea etica della relazione uomo-donna che si è evoluta, ma si è evoluta da quando? Dal dopoguerra. Ora che abbiamo una presidente della Corte Costituzionale donna, ha detto Mattarella, sono 60 anni, infatti è vero, dal 63 che le prime donne sono entrate in magistratura. Fino al 63 non ci potevi entrare in magistratura. E c'è un discorso alla Camera dell'onorevole poi presidente infamato non abbastanza, Leone, il quale prima di diventare presidente dice, si pronuncia contro le donne in magistratura, quindi sono stati gli anni 50, e dice no, perché le donne, si sa, hanno le mestruazioni e quando hanno quel periodo danno di fuori e quindi se in quei giorni valutano qualche, diciamo, momento in cui devono dare una valutazione, eccetera, potrebbero sragionare perché le donne seguono la luna, quindi sono soggette in certi momenti a uscire di testa. Ecco. Questo per dirvi che fino agli anni 50, 70 anni fa, la gente ancora diceva questo. E d'altra parte, quando la famosa giudice, quella con capelli rossi di Milano, si chiamava la? Ilda Boccassini, se la prendeva giustamente lì in tribunale con Berlusconi. Capisco che certe azioni, andare con le minorenni, pagare le donne la mattina o il diamante, il bracciale, insomma, è una cosa un po' che possa far indignare delle donne che, cioè, sono contro questa mentalità. Veniva accusata Ilda La Rossa, che lei, insomma, non è che ragionasse molto bene, cioè è stata molto accusata, più che i suoi colleghi maschi, che sempre maschi erano, quindi un po' più di rispetto glielo. Però, per esempio, quando loro andavano in giro, io ho letto il libro anche di lei che ha scritto di recente, cioè facevano le foto, le facevano a lei, perché stavano a vedere che orecchini ci aveva. Se a pelli ce l'aveva sempre rossi, se le era tagliati, come ci aveva il taglio. Cioè, a noi ci guardano l'aspetto estetico ancora, perché i giornalisti sono ancora figli del
nella loro mentalità, per cui perché guardavano se il vestito di quell'altro era di tweed o era di seta. Scusa, ma no, facevano le foto a lei, perché lei era l'elemento del pool femminile, quindi che ci si poteva sparare meglio. Ecco. Allora, le grandi trasformazioni su queste cose sono avvenute solo dopo il 68. A nessuno di noi venga mai in mente di dire il mondo è cambiato prima. No. È cambiato dopo il 68. Non che il 68 sia stato un luogo di femminismo acuto, perché il femminismo, detto neofemminismo, perché il primo femminismo è dei primi del Novecento, quello delle suffragette, alla Sibilla Aleramo, anche la Montessori è stata una femminista, insomma, ci sono molte donne intelligenti che sono state femministe ai primi del Novecento. Salvo poi doversi ingollare tutto il periodo del fascismo. Ma il neofemminismo inizia negli anni 70, cioè sono le donne che fanno il 68 e che poi facendo il 68 iniziano a, come dire, avere una marcia in più e a passare dalla lotta contro il capitalismo, l'oppressione dei lavoratori, la cultura che era tutta collegata a certe parole d'ordine, cominciano poi a prendere le distanze anche dal mondo maschile. Tant'è che se anche vivevano con dei ragazzi e avevano delle vite con i maschi, nel senso di avevano figli, convivenze, eccetera. Ricordo che nelle prime manifestazioni gli uomini erano banditi. Avevano paura che avessero la stessa tonalità di un... Scusate, eh. Di manifestazioni più tradizionali contro appunto il capitalismo, contro un certo tipo di società gerarchicizzata, e volevano invece una società diversa anche nella relazione uomo-donna. Ora, il momento di cambiamento lo si vede dal fatto che tutta la società italiana era cambiata. Come ora domenica, quando è stato, la gente è andata a votare per la Schlein, lo vedete da lì. Sono grandi movimenti in cui la gente come si può dire? Si riconverte, si mette in un'altra posizione, come quando c'è stato tutto l'innamoramento dei 5 Stelle. Sbagliato o non sbagliate le cose, la gente cambia. Allora, non è un caso che dagli anni 70 al 75 noi abbiamo la legge per il divorzio, la legge per l'aborto, nuovo diritto di famiglia. Oh, in 5 anni, eh? Perché c'è tutto questo cambiamento in Parlamento? Perché le persone avevano reagito contro il fatto che la Democrazia Cristiana avesse preso posizione contro la legge del divorzio. La gente voleva la propria libertà individuale di vivere con chi voleva senza essere costretta a non divorziare mai per tutta la vita. Ricordo che negli anni 60, per farvi rimarcare, siccome c'erano anche i cattolici che volevano separarsi, risposarsi, ma stare all'interno della Chiesa, secondo loro era giusto.
Secondo la IESA non era così giusto. Allora io avrei lasciato perdere, avrei fatto quello che volevo e avrei detto a prescindere dalla Chiesa. La Chiesa però non era d'accordo. E ricordo che qui in Toscana fece molto, molto insomma, rumore il fatto che due andarono in chiesa dopo essersi messi insieme a Prato. E siccome si vede erano noti, che ne so, ora bisognerebbe andare a studiarci sopra questo episodio, te che sei a Prato, il vescovo di Prato li chiamò, ma poi davanti a tutti in piena cattedrale, li bollò come concubini. Eh sì, dalla Bibbia, no? Che se uno sta con una e una sposata, ma è concubino. E li bollò come concubini. Allora, non so cosa sia successo, ma certo gli sarà passata la voglia di stare nella chiesa. Spero per loro, no? Ecco, quel tipo di chiesa. Mi ricordo che Fanfani andò fino in Sicilia a dire che nel referendum sul divorzio bisognava tutti votare contro il divorzio, se no gli uomini sarebbero diventati tutti. Gay non esisteva, quindi immaginatevi la parola voi, non la voglio dire. Insomma, omosessuali, ma è più bellino. Cioè, e tutte queste idee, cioè, ma com'è possibile che gli uomini diventino omosessuali se la gente si divorzia? Generalmente la gente si divorziava per risposarsi. Oltretutto, come la gente non è proprio stupida, soprattutto nei ceti medi più evoluti, certo in Campania queste cose non le sapevano, perché noi viviamo un'Italia molto diversa, città campagna, zone urbane, zone diciamo lontane. Però tutti sapevano più o meno che bastava andare a Roma, avere svariati milioni e uno poteva avere non il divorzio, ma l'annullamento del matrimonio. Così come disse una signora al proprio figlio che si era messo con una ragazza sposandosi in comune. Dice bene, bene, perché così se un domani vi separate o vi divorziate ti puoi risposare in chiesa. Ci sono queste mentalità, è difficile, come si può dire, abolirle, a cambiarle. Ecco, quindi questa sfida per il cambiamento non viene dalla politica, viene dalla gente. Che se non altro per un vivere sereno cominciava ad avere un confronto anche le masse cattoliche, come si diceva allora, che poi erano le stesse masse comuniste, perché io vengo da una città che era comunista al 90%, però si sposavano in chiesa, battezzavano i figli, quindi non c'era grande differenza in quel senso. Infatti, la relazione tra Laiotti e Togliatti fu vissuta molto male all'interno del Partito Comunista, molto male. Pesava questa cosa, no? Loro avrebbero voluto dei dirigenti integerrimi, no? Marito, moglie, figli, nella tradizione. Con ciò poi nella Democrazia Cristiana ogni tanto si veniva a sapere che c'era qualche ministro come quello che l'altro giorno voleva lasciare il PD, che è stato pure ministro dell'istruzione, che era gay, ma lui non lo direbbe mai e poi mai. Quindi, insomma, siamo in un paese che non è libero. Allora, il desiderio di libertà fu almeno di avere il divorzio, tanto cominciamo da quello, diciamo. E poi, appunto, anche sulla legge dell'aborto ci fu grandi lotte, ancora oggi c'è una ministra in Parlamento, tra l'altro figlia di radicali, lei è di provenienza radicale, genitori radicali, però lei ora ha fatto una svolta a destra perché probabilmente pensa di non essere stata abbastanza amata.
se la prende con i genitori, ora si è riconvertita a destra e contro la porta. Vediamo molte cose. Quindi, questo non accettare le regole del patriarcato, vivere una vita più libera, è quello che noi, le uniche possibilità che diamo alle persone, perché poi tutti abbiamo un lavoro, abbiamo delle cose da fare, delle incombenze, cioè, ma almeno di scegliere la persona con cui decidi di vivere. Pensate quanto, per esempio, negli immigrati questa cosa per i giovani sia una forte sofferenza. Noi abbiamo fatto una ricerca qui in Toscana, qualche anno fa, neanche tanti, sui ragazzi che andavano nelle scuole, abbiamo fatto delle scelte qui in Toscana, e, adolescenti e giovani. E abbiamo trovato di tutto, perché questi ragazzi con noi parlavano. C'era una che di nascosto si inventava che, e poi invece andava a trovare uno e ci si era incontrata in chat, che io già dicevo, ma guarda com'è lungimirante questa bimba, com'è, insomma, vivace. Queste cose qui, loro, se si accorgono che la figlia ha queste relazioni, insomma, come minimo la rimandano in patria, la fanno sposare da un vecchio zio cinquantenne, oppure fanno quella come quella ragazza che l'hanno uccisa, quella che tutti conoscete, che hanno ritrovato finalmente il corpo. Anche lì non si sa, i carabinieri non lo trovavano. Poi è bastato che uno dicesse lì, allora dice: si era passati. Ah, allora non l'avevate visto, cioè con i cani, anche lì, insomma. C'è una giustizia di serie A per quando le cose contano. Serie B quando, insomma, la vita di questa ragazza uccisa così, bisognerebbe prenderla emblema della, diciamo, possibilità per le ragazze immigrate di vivere la loro vita secondo i criteri di uno Stato che è diverso da quello da cui vengono. Perché te non puoi venire qui e farti le leggi del tuo stato di provenienza, te ne stai nel tuo stato di provenienza. Qui stai alle regole, istruzione, libertà, identità e quant'altro. Ecco, il grande cambiamento avviene in questi anni, tant'è che molte ragazze, per esempio, se ne vanno di casa. È un periodo in cui c'è la maggiore frattura fra le persone adulte e i giovani. 68 e post 68. Si disgregano queste famiglie in cui i figli se ne vanno di casa perché non accettano le regole rigide, sai, quelle tutti a tavola a mangiare a una certa ora. Il padre che comanda sulla madre, su tutti. Insomma, sono regole che vengono dal periodo fascista, ma che ormai non hanno più senso. Poi, molte ragazze vogliono studiare, quindi c'è un modo anche, un escamotage più gentile di vivere questa libertà. Iniziano a scegliere una facoltà e se ne vanno a. Voi vi siete mai estili perché noi a Firenze abbiamo una colonia, ora meno, ma infatti sta cambiando il mondo anche lì. Ma noi abbiamo avuto per anni ragazze che venivano da Bari, dalle Puglie, da Bari, da Lecce, perché? Ma anche dalla Sardegna, perché è l'area di una città distante un bel numero di chilometri rende liberi. Mi disse un padre intelligente di una moglie ossessiva, dice: i nostri figli hanno cercato, fustando, abitando a Firenze, delle facoltà che non erano a Firenze. So se ci si capisce, no? Intanto c'è anche padri intelligenti, eh. Il problema in queste situazioni di educazione, che era la madre che voleva che la figlia fosse
legata a dei criteri e stili di vita per cui non importava la laurea, importava il matrimonio, non importava avere diciamo, un lavoro, importava trovare uno molto ricco che ti mantenesse. Queste erano le regole. Io ricordo che le mie colleghe di Livorno che andavano tutte a Pisa a medicina e ingegneria, al che poi dopo un po' di medicina e ingegneria, perché un vanno a lingue, come le ragazze in genere vanno a lettere, a lingue. E una poi un giorno mi ha aperto gli occhi, dice, perché lì si trovano tutti maschi, cioè trovavano futuri mariti, ingegneri e medici. No, non l'ho capito, anche giurisprudenza andava bene a quel punto, no? Quindi il grande cambiamento, diciamo, di stili di vita, per esempio nel 67, 66, 66. A Milano c'è una mezza rivoluzione, va sui giornali nazionali a causa di un giornalino di un liceo. Ora è vero che i licei erano frequentati dai figli della borghesia, quindi ci sarà stato padri tradizionalisti, padri più modernisti, però ci fu una grande rivoluzione perché questi ragazzi in questo giornale, mi pare si chiamasse La Zanzara, avevano parlato di sesso, ma di sesso prematrimoniale, sembravano le conversazioni col parroco per i fidanzati, insomma, cioè chi è che ha rapporti, ce l'hai, non ce l'hai, ma perché c'era già questa idea che vendevano in Svizzera la pillola. È stata una delle forme di liberazione delle donne maggiori. Io ricordo di compagne che andavano in Svizzera a fare, e anche in Francia, a fare incetta di pillole e poi rivendevano al ritorno a tutte quelle che la volevano, perché da noi era vietato la vendita o non c'era, non so, la vendita. Quindi vuol dire che le persone si volevano liberare. Quindi la liberazione sessuale è un elemento di un cambiamento. Un elemento di un cambiamento che per allora le donne vivono in contrapposizione alle figure parentali maschili, quindi padri e fratelli, che erano quelli che avevano storicamente il controllo sulle loro, diciamo, sul loro modo di vivere la relazione con gli altri maschi. Quindi, inizialmente abbiamo questa liberazione in cui le ragazze, future donne, affermano la loro identità e cominciano poi a credere molto nel lavoro, nell'autonomia economica. E si comincia anche a diffondere il matrimonio di tipo insomma, non religioso, quindi come si suol dire in comune, e si comincia anche a diffondere, sempre col passare degli anni 80-90, il fatto che molti giovani vivano la convivenza come un modo di provare la loro relazione, mentre prima c'era un fidanzamento in cui due non dovevano avere rapporti e se ce l'avevano a loro rischio e pericolo causa poi arrivo di bambini e quindi poi matrimonio fatto in fretta e furia per sanare questa cosa. Poi questi due dopo convolavano a nozze, non si sapeva poi se quello ti andava bene o non ti andava bene perché non avevi mai avuto la possibilità di assaggiarlo, diciamo, il rapporto con questa persona. Quindi cambia molto la relazione. Ma inizialmente chi si oppone sono anche le madri che si vedono estromettere da un potere, cioè il potere matrimoniale, no?
l'abito, le feste, insomma, i confetti, tutto quello che Devo dire che poi questa cosa è stata, come dire, vissuta da molti come un elemento da superare, salvo poi negli anni successivi anche di un certo recupero, ma inizialmente c'è stata proprio una frattura su questa, anche perché probabilmente erano forme molto collaudate che a molti rimanevano improponibili. Pensate che ancora oggi nel napoletano, dico il napoletano ma non per stigmatizzare, perché conosco, affittano le ville, fanno matrimoni oceanici con tantissime persone. Ma qui a Firenze mi sono ritrovata una collaboratrice, ha fatto una festa matrimoniale di 3 giorni, io ci sono andata a nessuno. Ci è rimasta anche male. Quindi voglio dire che ci sono anche poi persone che sono ancora ancorate a certi criteri e quindi vivono come se fossero nell'Ottocento. Il giorno più bello della mia vita, qual è? Boh, dicevello del matrimonio. Bisogna vedere, insomma, se tutti sono d'accordo. Poi al secondo o al terzo matrimonio, poi magari si abbia idea sul giorno più bello della vita. Quindi, perché si verifica questo periodo, ma diciamo negli anni 90, questa presa di considerazione anche da parte dei giornalisti della stampa, della nascita di questa forma eccessiva, diffusa di violenza sulle donne. Perché non c'era mai stata? Allora, la violenza c'era sempre stata, l'abbiamo detto. Certo, era più una violenza, come si è detto, laddove mancavano le strutture di tutela. Tant'è che l'Ottocento, il Settecento, le ragazze che non avevano famiglia o anche le stesse famiglie le mettevano in educandati, collegi, le facevano fare suore, monacazione forzata, cioè era molto diffusa questa cosa. C'è scritto la filiera, la impazzisce perché la fanno monacare per forza. Di Manzoni. Quindi, quando esce l'elemento che te lo porta a diffusione nazionale attraverso la letteratura, vuol dire che era molto diffuso. Quindi, controllo totale dei comportamenti femminili. E più controllati erano e meno problemi davano. Chiaro. Ora, nel momento in cui c'è la liberazione sessuale, in cui uomini e donne si sentono liberi di convivere, vi ricordo che nell'arco degli anni 70 vanno di moda anche le famose, diciamo, ora mi viene il nome, ma insomma, con le comuni, bravo, in cui si vive e si ha un compagno o una compagna, ma si può avere anche, insomma, una specie di falansterio dell'epoca di Fourier. Quindi c'è una, direi, momento di completa liberazione, dove probabilmente poi qualche sofferenza c'è perché chi è innamorato ha sempre un'idea di volere preservare l'oggetto del desiderio per sé. Però ecco, è un periodo in cui almeno scientificamente si dice che
È un momento in cui bisogna, per esempio, abolire il ruolo del padre. Si parla addirittura, alcuni studiosi tedeschi, dell'uccisione del padre. E sto padre, padre padrone, padre, insomma, borghese, questo padre ha pesato tanto, perché fare addirittura un'ideologia sull'uccisione del padre, perché sto padre era potente, era prevaricante. Però noi assistiamo al fatto che dopo un momento di libertà, di liberazione, poi le forme si riassestano su famiglie non più patriarcali, sui famiglie o coppie nucleari, dove c'è più libertà anche di trasgressione. All'epoca si parlava anche di famiglie, di coppie, anzi, dove c'era libertà per tutti e due di avere rapporti. Quindi noi ci siamo passati in quei periodi, cioè ora dimenticare la storia vuol dire non capire poi perché oggi succedono certe cose. È evidente che tutto questo sistema era legato al centro-nord, alle grandi città industriali e a sistemi di vita in cui anche le case cambiano. Ora me la voglio far lunghissima, ma il tempo ce l'ho ancora, quindi vado avanti. In cui dalla casa, non so se avete visto la famiglia di Scola, dove c'è una casa enorme con un grande corridoio, e le camere, e il salotto, e la camera da pranzo, e ognuno poi c'ha la camera dei genitori, dei nonni, le zie, i figli. Da queste grandi famiglie patriarcali, novecentesche, si può spegnere il riscaldamento? Sì, perché mi dà un po' noia. No, fa dalle, vai. Grazie. Si passa a delle famiglie nucleari, padre, padre, bambino se c'è. E non è un caso, guardate, che proprio nel 71 le regioni varano il piano dei nidi, degli asilo nido, perché prima c'era la grande famiglia patriarcale che pensava al bambino, i nonni, gli zii, no? Dopo c'è il nido, dove i bambini possono essere portati, ora non mi ricordo, ma mi pare dal quarto o quinto mese, eh? Sì. Ah, ma non tutte le realtà, eh? Non tutte le realtà. In alcune realtà vogliono. Eh beh, siamo già territorio molto progressista. Ora, è un dato di fatto che poi questi nidi hanno diffusione nella zona industriale, perché è per poter permettere appunto in queste famiglie nucleari alle donne di lavorare. Ma nel centro e nel sud i nidi stentano a diffondersi e sono carissimi. E la cosa vale ancora oggi. Io ricordo, essendo una madre lavoratrice, spendevo un sacco, un terzo del mio stipendio lo spendevo per il nido. Sono molto cari. Quindi è vero che è un periodo breve perché poi i bimbi crescono, però mette in difficoltà una famiglia che ha un reddito non tanto alto. E quindi tutta la campagna della Meloni sui nidi, voglio vedere dove va. Lo voglio vedere se va avanti. No, no, io sono ben felice se vengono fatti. Ma l'ultima che ho saputo è che hanno fatto la previsione di spesa per costruire i nidi e dotarli di infrastrutture.
non hanno previsto il costo delle operatrici e degli operatori, che operatrici, operatori, dalla cuoca all'educatrice, eccetera, costano. Questo per dire che no, non è che si può fare le cose fatte mai a sbagliare. Comunque, cambia il tipo di famiglia. Allora si passa da una famiglia patriarcale a una famiglia nucleare, dove le donne hanno anche più libertà perché appunto si riduce il numero dei figli attraverso il controllo delle nascite. C'è la diffusione della pillola. C'è il fatto che molte donne lavorano e c'è questa iniziale in embrione dagli anni 70 in poi diffusione del nido, però iniziale perché ripeto, per quanto mi riguarda, io ricordo che vivevo in una zona industriale vicino qui a Firenze. E al nido ci andavano solo i figli delle madri che lavoravano. Tutte le altre chiaramente preferivano tenerli a casa perché il costo era forte. Ecco, che cosa succede? Perché abbiamo questa esplosione di violenze sulle donne? Perché da un certo numero di anni in poi si comincia a parlare di femminicidio? La ricerca per l'Italia io non l'ho fatta, però vi posso dire come avviene questo processo, che però non è il processo italiano, eh? È un altro tipo di processo. Allora, in primo luogo bisogna fare riferimento al libro di Barbara Spinelli. Barbara Spinelli è la figlia di padre dell'Europa, Piero Spinelli, che è del 2008. Però lì già c'è una bella fotografia e un bello studio. È del 2008, quindi già riguarda gli anni 80, almeno 20, 20, 30 anni li abbraccia. E lei da cosa parte? Parte da due studi molto importanti che non sono ancora stati tradotti in Italia, che sono di una sociologa della Columbia University che si chiama Jan Russell, che questo fenomeno lo studia dal 1976, però vediamo quale fenomeno è. E da un'altra studiosa che viene dal Messico e si chiama Marcela Lagarde. E infatti il suo studio è in spagnolo. Allora, di che cosa si accorgono prima di Jan Russell e poi Marcela Lagarde, perché questo è l'ordine? Si accorgono che in Messico c'è uno stato di violenza, ma violenza omicida proprio eccezionale, sulle giovani donne che si è diffuso e secondo me appunto no, non c'è stato un controllo nazionale su questa cosa, soprattutto non in tutto il Messico, ma in una zona di confine che si chiama Ciudad Juárez. Questa, diciamo, analisi poi è stata anche ripresa in un film che si chiama Border Town, la città ai bordi, ai confine, che poi io ho anche visto con Jennifer Lopez, però una parte del film è normale, una parte va nello stregonesco perché comincia a dire che il male è uno stregone, è il male per antonomasia. Guardate, è vero che il male per antonomasia esiste perché noi, quando si parla di un bimbo che viene rapito e poi sciolto nell'acido, anche quello della mafia è male per antonomasia. Insomma, sparano e pone fine, invece l'hanno tenuto per mesi,
legato. Io ho sentito questa storia, dopodiché non la posso più sentire perché proprio è un bambino disgraziatissimo questo bimbo. Ecco, ma che cosa avveniva a Ciudad Juárez e che cosa hanno preso in analisi con studi, con ricerche, con realtà di fatto queste due studiose? Hanno trovato che c'era un'associazione a delinquere molto diffusa e guardate, ricorda quello che vi dicevo all'inizio, le donne rapite e emarginate, ma qui non sono solo rapite, sono rapite, stuprate e ammazzate. Guarda, Medioevo era più umano perché le rapiva. Però poi dice, ma teniamocele per il futuro e le metteva da una parte. Qui invece vengono prese di mira, identificate, quindi quale da rapire, per bellezza, per famiglia che non la ricerca, per situazione possibile, insomma. Ne facevano parte, ecco perché non si scopriva, un gruppo di poliziotti. È lì il problema. Il marcio era lì. Cioè la polizia era fortemente intrisa di questi personaggi. E sai, cambiare tutta la polizia di quella zona già bisognava dire e metterla sotto accusa, come poi è stato fatto, ci è voluto. La polizia che era d'accordo con altri personaggi e la situazione avveniva in questo modo. Siccome viviamo in un mondo moderno, le ragazze tornavano a casa da scuola con il pulmino e quando si voleva rapire una ragazza si faceva tutto organizzato, dei giri e la si lasciava per ultima. E poi dopo veniva portata in una zona desertica, che lì c'è il deserto al confine, lì veniva violentata dalle persone, avevano deciso di farlo, dopodiché veniva uccisa perché non li riconoscesse. Perché oggi non è più come nel Medioevo che la ragazza poteva accusare, ma nessuno toccava i figli della comunità, figurati. Lei poteva dire quello che voleva, ma nessuna madre, ma non davano adito alle dimostranze, erano sole contro tutto il potere. In questo caso, se uno va alla polizia e dice riconosco questi e questi, siamo negli anni. All'epoca eravamo nel 1900, insomma. Quindi venivano uccise. O forse perché era un modo per far scomparire nel nulla e quindi è chiaro che se te rimetti in circolazione una persona, poi questa racconta e allora si comincia a guardarsi in giro chi è che l'ha portata a casa col pullman, insomma, alla fine si trovano, no? È difficile fare una ricerca di questo genere. Quindi le ricerche sono iniziate andando a scavare in queste zone e hanno trovato un sacco di ragazze uccise, sepolte sotto pochi metri E da lì c'è stato questo fenomeno, perché la ragazza che veniva uccisa non era un omicidio di uno che incontri per strada, c'entri in colluttazione, lo uccidi. No, loro erano uccise in quanto donne e in quanto era stata effettuata una violenza che doveva essere negata tramite l'uccisione. Quindi, dagli studi di queste due studiose, è venuto fuori il termine femminicidio.
vi devo dire, già pochi anni fa, una sera alla radio, ho sentito un giornalista di destra che diceva: ah, non si può accettare questo termine. Cioè, noi lo usiamo, ormai l'abbiamo messo in testi, studi, ormai i giornalisti più giovani lo utilizzano, ma ricordatevi che potere maschile è molto forte, anche quando c'è stato il periodo in cui le attrici denunciavano le violenze di produttori, attori, insomma, gente, registi, gente del cinema. Ma quante volte è stato detto: ma quella si fa pubblicità, ma quella non è successo nulla. Tutti noi sappiamo bene che la carriera di diciamo, del lavoro, di un certo tipo di lavoro, è cosparsa di tanti triboli, come dicevano un tempo. In questo caso, cioè il regista, il produttore, cioè tutti coloro che ti prendono a condizione di, ce ne dobbiamo, cioè, ora perché loro lo hanno detto diventa una cosa da negare, ma si è sempre saputo. E direi anche, e non dico di più, che molte carriere, anche in grandi gruppi, anche in grandi istituzioni, anche in grandi situazioni di apparente etica, eccetera, sono costruite su questo rapporto. E poi non sia un rapporto. Magari è un rapporto consensuale, do ut des, cioè che la persona che va lì è già pronta, come quando andavano da Berlusconi, erano già pronte a fare quello che dovevano fare in cambio della retribuzione. Quindi, cioè, non è detto che ci sia una volontà fortissima, cioè uno che ti stupra, no? Allora, intanto è stato messo a punto questa individuazione del fenomeno femminicidio. Da noi in Italia questo fenomeno avviene spesso, ma com'è che lo abbiamo preso anche come elemento di analisi? Perché alcune donne, molte secondo noi, troppe, continuano a morire perché sono donne. Cioè, perché si rifiutano di accettare che cosa? Ecco, diciamo che non è la storia messicana, quella individuata dalle due studiose. Per noi è diverso. Da noi il femminicidio è molto legato, con buona pace di chi crede nella famiglia e nel matrimonio, è molto legato alla famiglia e alla convivenza e al vivere insieme. La maggior parte delle violenze avvengono tramite persone che si conoscono e che fanno parte o hanno fatto parte del nucleo familiare. Quindi, quest'anno, cioè quest'anno intendo il 22, i femminicidi sono stati 125 in Italia, uno più di uno ogni 3 giorni, ma diciamo anche uno ogni 3 giorni, ma insomma, ogni 3 giorni una donna muore. E sono in costante aumento, cioè, mentre gli omicidi di quello che sulla strada si picchia,
o di quello che va dal datore di lavoro, insomma, gli omicidi della mala oppure che nascono anche da situazioni a volte, insomma, involontarie, eccetera, diminuiscono, tendono a diminuire. Questo non solo non diminuisce, ma ogni anno aumenta. Allora, questo è un dato molto difficile da accettare. Perché aumenta? E comunque perché non diminuisce? Qui c'è una mancanza di cultura, di rispetto, si potrebbe dire. E queste notizie voi le trovate nel dossier che ogni anno viene fatto dall'Istat. Quindi, sai, non è che ci sono i report, insomma, su questo aspetto abbiamo tutte le indicazioni. Ci sono i nomi delle persone uccise, cioè volendo si può trovare anche le storie. Allora, di questi 125, 108 sono compiuti in ambito familiare o affettivo. E chi sono diciamo, coloro che li svolgono? Padri, veramente, veramente, padri se ne è trovato uno solo in questi 125. Zii, perché abbiamo anche la triste notizia delle ragazze straniere immigrate. Fratelli ci sono abbastanza, e poi partner e soprattutto ex partner. Quindi, molto spesso quando finisce una relazione, il partner non l'accetta in maniera proprio. Magari ci prova, ma non riesce a superarla. E poi ci sono dei momenti scatenanti della disperazione che danno luogo poi anche al femminicidio. Per esempio, d'estate, durante le ferie di Ferragosto, si manifestano momenti di esaltazione perché si deve essere tutti allegri, si deve essere tutti al mare, ai monti, a divertirci, e questo si sente solo e abbandonato perché l'altra persona, secondo lui, lo ha abbandonato senza giustificazione. Notate che molte donne, prima di abbandonare un uomo, soprattutto se hanno dei bambini, ci ripensano, poi c'è il problema anche economico, cioè dover, come dire, far sopravvivere la famiglia, cioè. Non è che una dice ora cambio partner così senza pensare, no? Ecco. E le vittime sono più fra i 40 e i 49 e fra gli 80 e gli 89. Allora, questo può voler dire che 40-49 è simbolico di uno che ha avuto 15-20 anni di relazione. E poi cambia, e quindi è il momento in cui l'altro te la fa pagare. Per cui ai 20, ai 30 capitano, ci sono vittime, però magari la relazione è in una fase iniziale, embrionale, ancora va. La relazione che si rompe crea spesso questa controreazione. E poi ci sono molti donne uccise anche tra gli 80 e l'89, secondo me per forme patologiche del maschio che a una certa età perde proprio l'intelletto, e molte mogli gli stanno vicino, l'aiutano, però sono persone che uccidono, magari. A 60 non l'avrebbero fatto, a 85 lo fanno perché secondo me c'è di mezzo la malattia mentale, però anche quella nessuno la prende in considerazione, che se questo, se,
anche i figli, i parenti, sebbene questo fa delle cose, perché prima di uccidere ci sono spiltoni, botte, no? Cioè uno dovrebbe anche rendersi conto che questa convivenza, spesso sono anche le donne che credono di poter gestirla, questa convivenza con la persona malata. Molto spesso si trova di anziani che uccidono la moglie. Quindi lì non sono ex partner per gelosia, lì sono persone che non sopportano più la moglie perché è la persona vicina, insomma, quella che magari si scatena litigi per nulla perché hanno ormai perso, diciamo, anche una capacità di giudizio, di relazione. Quindi, nell'ordine qui abbiamo che chi sono i partner più violenti? Vediamo un po'. Allora, qui i più violenti sono i partner, che sono o il coniuge, o il compagno, o il fidanzato, o l'amante. Non porta bene, ecco, perché è molto alta questa cosa. Può essere un conoscente amico. Secondo me è un amico che è qualcosa di più di amico, magari uno che era rimasto ai margini, innamorato e poi dopo sperava. Qui viene detto amico e conoscente. Poi sempre alto l'ex partner, però non mai alto come partner, perché 72 è il partner di tutte le tipologie. Coniuge, compagno, fidanzato, amante. Ci hanno messo anche l'amante. L'ex partner invece 12. Voi vedete che non è neanche, probabilmente sono partner in via di separazione e in via di rottura, o comunque partner violenti. Per cui le donne che non si traggono fuori da questa spirale sicuramente pagano con la vita questo, diciamo, atteggiamento. Cioè, a un certo punto bisogna avere anche il coraggio di fuggire, di andare via da questa situazione. Però alcune persone pensano sempre di riuscire a restaurare un legame, cioè che c'è tutto un atteggiamento negativo, ma che poi si può con l'amore restaurare questo rapporto. È un si restaura perché ogni volta è peggio. E quindi se si inizia da un momento di violenza e poi dopo si arriva a una violenza molto forte, c'è già un'escalation di violenza, no? Esatto. Sì. Magari la porta a cena fuori, le compra la rosa, non lo faccio più, è stato un momento di defaianza. Però è sempre una relazione affettiva in cui dobbiamo capire cosa succede. Certo che nel momento in cui l'uomo capisce che la donna se ne vuole andare, quello è il momento che è più facile che vada fuori e cominci a essere violento. Perché è il modo in cui il suo giocattolo si sottrae. E invece lui vuole avere questa persona a sua disposizione, no? Per maltrattarla, picchiarla, eccetera. Per esempio, noi abbiamo molto usato in forma didattica un film spagnolo sconosciutissimo, Ti do i miei occhi, no, che il titolo non dice nulla, però invece il film è molto molto interessante.
e fa vedere proprio l'escalation della violenza intrafamiliare. Ma l'uomo che la compie è un uomo insicuro, un uomo che è convinto di non essere bravo sul lavoro, di avere un fratello più in gamba che lo prende pure in giro, cioè un uomo che già vive una condizione lavorativa in cui lui non è soddisfatto. Infatti c'è un momento in cui lei gli dice, loro stanno in una città di provincia, e lei gli dice andiamo a Madrid, andiamo da un'altra parte. Cambia lavoro, forse riesci a vivere, perché la forma di aggressività si mantiene anche uscendo da un lavoro in cui uno non è, diciamo, soddisfatto, e diciamo che le persone che ne fanno insomma, che ne ricevono i risultati sono compagna. Lui col bambino non è violento, però c'è quest'aria pesante che si. Infatti il bambino cerca sempre di andare a giocare dall'amichetto e sta nella casa accanto perché sente che c'è sempre quest'aria di pesantezza, ecco. Quindi lui non è convinto di non essere bravo, poi magari è pure che fa un lavoro normale ed è bravo. Però è convinto di essere meno di questa. Perché lei è intelligente e lui meno. Ma tentano di tutto. Per esempio, lui frequenta, cosa che in Italia sono arrivati molto di recente, non sono molto diffusi. Invece in Spagna hanno fatto proprio una politica per combattere il machismo. E fanno dei corsi per gli uomini violenti in cui sono come i corsi degli alcolisti anonimi, in cui ognuno porta la propria esperienza e si cerca, parlandone, anche di liberarsi dalle frustrazioni, la rabbia. E lui cerca di farlo, devo dire, è un onore vero che cerca, perché poi ha. Lui dovrebbe scrivere su un quaderno quello che pensa, cioè cercano di fargli strinzare le forme di aggressività cercando di portarlo alla scrittura. Ma poi a un certo punto prende la testa e comincia a strappare tutto perché non tollera. E perché non tollera? Perché lei ha trovato un piccolo, lei lavora come bigliettaia, diciamo, in un museo e comincia a studiare l'arte e da persona che dà i biglietti si trasforma in, diciamo, certo non è una storica dell'arte, però comincia a studiare proprio quei quadri lì, perché poi non è che ce ne sono molti, e comincia a diventare una persona che si presta a fare dei percorsi culturali, magari per gruppi. Aspetto, ovviamente. E questo lavoro che lei si crea perché lei prende i libri, li studia, si prepara, eccetera, e perché poi ha anche un modo, forge delle cose intelligente, lui va a vederla e perde completamente la testa perché voi sapete, l'arte presenta magari donne giunoniche, incontri fra satiri, cose così. E questa cosa lui la vede solo come una parvenza sessuale, non capisce anche l'impegno, il lavoro, l'arte, no, e lui vede solo che lei parla di tette e glutei davanti a gruppi dove ci sono dei maschi, cioè non mancano anche, si dovrebbe dire, gli strumenti culturali, perché aver paura di questa cosa ti dimostra la povertà anche di quest'uomo. È uno che vende gli elettrodomestici, ecco, non è che ha una grande apertura mentale. Quindi, quando è che le donne mettono in crisi questi maschi che reagiscono con la violenza anche dando la morte? Nel momento in cui si dimostrano più intelligenti, più in gamba,
trovano anche delle situazioni economicamente positive. Magari poi, insomma, lei viene chiamata a fare un colloquio, potrebbe avere un lavoro, potrebbe avere una vita economica soddisfacente e anche così di lavoro, e questo per lui è inaccettabile, perché lui è scontento di sé, scontento della situazione che vive. Vi faccio la storia di questo film, perché mi serve a realizzare perché proprio ci deve essere un atteggiamento così negativo verso la propria compagna, che uno dovrebbe amare e essere felice che migliori la sua condizione. Ma quante volte io ho conosciuto delle colleghe, non dell'università, ma delle istituzioni, che quando il loro stipendio aumentava, non lo dicevano al marito che guadagnava meno, che appunto si pensava che, mi confessavano che i maschi non tollerano che la moglie guadagni di più. Devo dire che nelle coppie più giovani tutta questa ansia non c'è, però perché sono ancora giovani. Poi voglio vedere, vivendo con altri maschi e frequentando altri maschi, se poi non gli viene sottolineato, magari dai maschi di famiglia, da quelli del lavoro. Noi viviamo ancora in un tempo dove l'uomo vive con tristezza il fatto di avere figlie femmine, di non sentirsi maschio perché non ha dei figli maschi, cioè non ha realizzato, come dire, il suo destino di rinnovarsi in quanto uomo, perché le femmine non lo rappresentano. Questa è la vita in cui noi viviamo. E io sfiderei chiunque, anche i più politici, i più intellettuali, non solo il contadino che magari dice volevo un figlio maschio per dargli la mia azienda, no? C'è questo desiderio di rinnovarsi tramite lo stesso sesso. Ma su questo, care amiche, pesano millenni di desiderio di figli maschi. Questo il figlio maschio ce l'aveva pure, gli è passato millenni di figli maschi. Pensate, il figlio maschio che quando nasce in alcune zone, De Martino ha studiato in Calabria, tutta la mentalità, l'acqua viene gettata fuori della porta, quindi andrai e conquisterai il mondo. Questa è per i vicini, è nato un maschio. Se invece viene buttata nel focolare, rimarrai cenerentola nel focolare. Cioè, ma quanti secoli sono passati che il maschio poteva rappresentare il guerriero di cui la piccola comunità, parliamo di secoli anche prima dell'era cristiana, aveva bisogno di maschi. Però, insomma, credo che ormai le armi, cominciando dai mass media, siano alla portata di tutti. Con un dito non occorre avere la forza di un maschio per generare cose, no? Cioè, l'intelligenza si manifesta anche con il pensiero, tramite le tecnologie. Quindi vedete che bisognerebbe, insomma, adattarsi a un mondo che è cambiato. Si vedono dei cambiamenti, però io noto che le donne sono più, come dire, educate a autorealizzarsi in diverse forme. Di recente hanno fatto molto scalpore due signore che erano a capo di due paesi, non mi sono segnata quali, ma erano del nord.
Europa. Erano tipo presidente del consiglio e ambedue hanno lasciato il loro posto. Uno c'era già da meno. Scusate, la tosse. Perché li hanno lasciati? Hanno detto perché non voglio farmi risucchiare dal lavoro, perché insomma essere presidente di una repubblica vuol dire averci poco spazio per sé, no? Per sé, per gli altri, per la vita di relazione, per l'amore, per i figli, quello che volete. Per cui ho fatto un periodo, ora basta. E vada un altro al mio posto perché io ho fatto quello che dovevo, ma non voglio continuare perché non voglio che la mia vita si trasformi solo nell'essere donna di potere. Ora, andatemi a trovare in Italia il politico che abbia detto una cosa del genere. Ma chi è? Cioè, mi hanno levato la poltrona, è la prima trauma di un politico italiano. E vedete che è una mentalità. Se ci fosse una mentalità più aperta, allora no, uno potrebbe dire oggi ci vado io, domani ci vado te, basta, no? Cioè, in tante situazioni abbiamo trovato questa cosa, ma ci sono situazioni molto lunghe. Pensate alla Presidenza della Repubblica. 7 anni, come non bastasse, non hanno trovato il modo di mandarci un altro dopo 7 anni. Con tutto rispetto per Mattarella, però anche lui si doveva prestare, doveva dire arrangiatevi. Anche perché, come abbiamo visto qui, non che ora ci siano dei femminicidi, perché Mattarella è vedovo, quindi. Ma insomma, a una certa età vivi la vita del mondo, guarda il mare, il sole, la terra, ma che stai ancora a fare Presidente della Repubblica? Però il potere, andare all'opera quando c'è l'inaugurazione della Scala, andare addirittura ora a Sanremo, cioè. Poi bisogna stare attenti perché invecchiando si fanno delle cavolate. Che potrei dire peggio. Quindi sarebbe bene, ma non ha finito il suo termine, chiuderlo perché dice: è andato tutto bene, ho fatto tutto quello che dovevo. Perché poi invecchiando puoi fare, per esempio, l'andare a Sanremo, secondo me se lo poteva evitare. Non ha giocato a suo favore, però il potere degenera, capite? Ecco, poi per quello sarà anche un'ottima persona. Allora, che cosa noi possiamo fare per cambiare? Ci siamo quasi? Devo chiudere? Ora, allora, intanto dovremmo far passare il messaggio nella scuola che tutti siamo uguali, che tutti abbiamo delle qualità diverse uno dall'altro e che non è sano avere questo atteggiamento in cui no, si guarda solo all'aspetto fisico e poi non accettare nei rapporti che la donna sia una proprietà, per cui tu non ti comporti come voglio e parte lo schiaffo. Lo schiaffo non dovrebbe partire mai in una relazione giusta. Qualora partisse, capirei la donna che gliene dia un altro, tanto per non essere per la pace, no? E nel senso che non è accettabile. Ma questo implica educare i propri figli a non esercitare violenza. Cioè, poi per legittima difesa uno può anche mettersi in moto, però voglio dire, all'interno di un rapporto d'amore non è accettabile. E, per esempio, nella scuola dare lo stesso spazio a ragazzi e ragazze.
Ora non lo dico molto, però per esempio ci sono molte docenti donne che danno più spazio ai maschi che alle femmine. Devo dire, a onor del vero, che anche in classi dove ci sono pochi maschi, sono sempre loro quelli che prendono la parola, provato da me. Però si può rimediare. Perché loro prendono la parola perché sono stati educati che il pubblico è giusto e loro parlino. Giusto? Allora bisogna da parte del docente esercitare un'azione di sollecitare magari le giovani donne a reagire, a prendere anche loro la parola. Devo dire che è raro trovare delle ragazze prendano la parola, però ci sono e sono anche molto in gamba. Ecco, per esempio, nel bullismo hanno visto che alcune ragazze stanno esercitando il bullismo fra ragazze con gli stessi metodi che usano i maschi, cioè hanno imparato o credono di aver appreso che la violenza all'interno del gruppo può essere gestita, no, fra bulle, danneggiando la compagna. E ci sono delle situazioni che vi devo dire in alcune scuole sono pesanti, anche se poi le dirigenti negano, gli insegnanti dicono non c'è nulla, ma molte ragazze, per esempio, se una è brava, viene bullizzata perché è gamba, perché magari è una che studia e non è troppo effervescente in altri modi. Ci sono state delle situazioni pesanti in questo senso. Ci fu anche un gruppo che non so se uccisero una suora sul nel nord, evidentemente c'era anche qualche cosa fra di loro di patologico, perché può arrivare all'uccisione, però era una forma di rivendicazione di che cosa? Non volere quel modello. Uccido nella suora il modello, vabbè, presenta a te un modello migliore. Cioè, noi dobbiamo, soprattutto nella scuola, fare in modo che, come dire, le forme di aggressività si stemperino un po' come il quadernino del nostro marito maschilista spagnolo, nel ragionamento, nel raccontare agli altri le proprie emozioni. Infatti ci sono dei colleghi di Bologna, ad esempio una è la Lorenzini, che hanno fatto dei focus group fra adolescenti maschi e femmine proprio per vedere di farli ragionare. Perché c'è anche la violenza fra 17 anni, eh? Non ci dimentichiamo di quel ragazzo giù al sud che ha preso la ragazza, l'ha dato fuoco, l'ha fatta morire in quel modo. Cioè, voi direte, ma è una forma di patologia, ma perché non riconoscerla prima che questo avvenga? Ecco, come ultima input, proprio per stare nel moderno, vi ho portato questo volume che hanno fatto due colleghi, un tecnologo e una pedagogista. Nemmeno con un click, ragazze e odio online. Perché oggi l'odio online è l'ultimo ritrovato delle forme di violenza. E sembra che molti violenti di poi inizino da lì. Cioè, certo, in questo modo uno fa meno male, però fa male. Perché, per esempio, i ragazzi che hanno un rapporto con una ragazza si fanno il selfie. Questa storia, ti ignudi di farsi il selfie, scusate, ma dov'è l'amore? No, io selfie la vedo un po'. Però è una forma di pruderia mia che ora non c'è più. Perché
Quindi si fanno il selfie tutti nudi nel letto o nel divano, dove, sul prato dove sono. Il problema non è farsi il selfie, è che poi quando lei o lo lascia o c'è un altro, o insomma le cose cambiano, lui posta il selfie. E queste ragazze sono così ingenue che non solo hanno questi rapporti con un ragazzo che evidentemente non meritava la fiducia, perché insomma diffondere anche delle cose private, io avrei avuto paura che quella andasse in giro a far vedere la foto, insomma, sempre meglio insomma evitare una cosa del genere. Però oggi c'è tutta questa storia di, no, farsi il selfie, ecco. Allora, in questo modo una viene ricattata e appena quello mette il selfie di lei nuda nel letto o divano, diventa esattamente come la storia medievale della ragazza violentata, cioè diventa la ragazza dove tutti possono dirottare, l'immagine, le loro smanie e lucubrazioni sessuali. Diventa la ragazza sulla cui immagine masturbarsi. E questo è grave perché, cioè, noi viviamo in un mondo tecnologico dove però le relazioni sono ancora medievali. Non so se mi spiego. E mi dispiace che non ho più tempo, ma d'altra parte, visto le condizioni, diciamo di. Ecco, l'unica cosa, non ho dato la parola alla gente. Questo mi dispiace. Avrei fatto volentieri un po' di dibattito con i presenti, diciamo. Abbiamo già in collegamento la dottoressa Daniela Carlatti, Noi Rete Donne. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Quindi, professoressa, diciamo che questa sua lezione ci ha aperto di nuovo un mondo che probabilmente dovremmo già conoscere, ma non così approfonditamente per cambiare anche la nostra cultura, il nostro modo di pensare, le relazioni tra uomini e donne. Ecco, diciamo, rimandiamo. Casomai, chi Faremo un vuole, dibattito. faremo un dibattito in un altro momento, anche così può essere occasione per Magari sto pure meglio. volentieri, no, anche per riflettere su quanto la professoressa Olivieri questa mattina ci ha testimoniato, perché poi parte di queste cose che ci ha detto sono Sono già veramente. scritte, sì. Sono scritte, ma sono state anche da lei vissute in prima persona. Esatto, Beh, quelle dei ragazzi sì, perché quindi. lo amo sempre, certo. Grazie, la ringraziamo Prego. veramente moltissimo per questa lezione. Visto e considerato che la dottoressa Carlà è già in collegamento, se siete d'accordo invece di fare la pausa, possiamo andare direttamente all'intervento della dottoressa Carlà, che adesso vi presento brevemente. Intanto grazie per aver accolto questo Grazie a voi. invito. A quello che noi chiamiamo circolo di apprendimento, un momento di confronto non solo con studiose e studiosi, ma anche con chi sul campo e sul territorio si impegna quotidianamente per i diritti delle donne e l'emancipazione femminile. La dottoressa Daniela Carlà è dirigente generale della pubblica amministrazione con incarichi in materia di politiche sociali internazionali, politiche del lavoro, immigrazione, controllo sugli enti pubblici e attualmente presidente del Collegio dei Sindaci INAIL. Ha diretto le riviste Nuova Etica Pubblica e anche Noi No, Donne no, e solo etica, no, solo nuova etica pubblica. solo Nuova Etica Pubblica, però ha scritto molto sul anche Noi Donne, un giornale veramente storico. Che ha diciamo da sempre cercato
cercato di dare voce alle donne, ai problemi e alle questioni di genere. Posso ancora dire una brevissima cosa che ci tengo a sottolineare insieme a Marisa Rodano, politica italiana di lungo corso, da sempre impegnata per i diritti delle donne, Daniela Carlaico, fondatrice di Noi Rete Donne, un network nazionale di cui fanno parte professioniste autorevoli, attive nel campo accademico, nell'imprenditoria, nel terzo settore, nella comunicazione, nel management pubblico e privato. E come ha scritto l'ANSA l'8 giugno del 2022, Noi Rete Donne è impegnata costantemente nell'attività di lobbying utile a raggiungere il riequilibrio di genere in ogni sorta di assemblea elettiva, nelle giunte e nel governo, a ottenere al più presto una legge sulle designazioni paritarie in tutte le nomine e a fare avanzare strategie paritarie nelle imprese e nel mondo del lavoro, per rendere trasparente l'utilizzo delle risorse pubbliche anche attraverso la leva del gender procurement. Noi questa mattina, insieme alla professoressa Ulivieri, abbiamo ripercorso la violenza di genere sotto un profilo storico-pedagogico. Anche Noi Rete Donne si impegna per, diciamo così, contrastare le discriminazioni, le molteplici discriminazioni che le donne ancora subiscono in ogni ambito della loro vita. Dottoressa Carlà, puoi illustrarci in maniera più approfonditamente di cosa si occupa Noi Rete Donne e su quale tipologia di discriminazione voi agite quotidianamente? Grazie alla professoressa Delloprete per la splendida presentazione. Devo dire, io mi scuso per non essermi collegata questa mattina nella fase iniziale. Ho ascoltato un pochino della relazione della professoressa che ho trovato molto interessante. Mi spiace pure averla interrotta perché la discussione che proponeva sarebbe stata sicuramente utile. Probabilmente il rischio nelle cose che cercherò di dirvi è quello, accade spesso quando parliamo di democrazia paritaria, di apparire come veicolo di un discorso astratto, cioè il discorso sulla democrazia paritaria a volte attrae poco perché pare decisamente astratto. La responsabilità è sicuramente nostra perché non riusciamo a veicolarne l'enorme concretezza e cercherò di dirlo in poche parole. Quando noi parliamo di democrazia paritaria, non parliamo di altro rispetto a quello di cui avete discusso oggi, parliamo di altri aspetti all'interno di una concezione che tiene, che ha le proprie coerenze nel contrasto alle discriminazioni che si intrecciano, le proposte si collocano su più fronti, sono proposte di contrasto alla violenza e anche per la democrazia paritaria, ma le due questioni sono strettamente intrecciate, molto più di quanto possa non apparire. Cerco di essere sintetica, ma anche di spiegarmi. Da che cosa nasce, se noi dovessimo dirlo in poche parole, la violenza? La violenza nasce dalla reazione maschile, la violenza maschile sulle donne, da cosa nasce? Di questo stiamo parlando, non di tutte le forme di violenza. È una reazione maschile alla libertà delle donne che scardinano non semplicemente dei valori, ma dei rapporti di potere e un'organizzazione sociale, le relative proiezioni culturali. Qual è questa organizzazione? Un'organizzazione che se noi dovessimo sintetizzare ancora una volta molto, diremmo che poggia su una dicotomia pubblico-privato, per cui la sfera del pubblico è la sfera maschile, la sfera del privato è la sfera del femminile, della casa, della famiglia. È ovvio che il discorso della libertà femminile scardina non solo il modo di stare in ognuna delle due dimensioni, ma anche la separatezza tra le due dimensioni.
Allora, cosa c'entra tutto questo con la democrazia paritaria? C'entra moltissimo, perché in base a quella dicotomia, io ovviamente estremizzo e polarizzo per rendere il senso del ragionamento, che è decisamente più articolato, in base a quella concezione, nei luoghi dove si decide devono stare i maschi. E se le donne provano a ribaltare quell'organizzazione sociale e culturale che si proietta a tutti i livelli, la reazione può essere persino quella della violenza maschile, anche nelle estreme conseguenze del femminicidio. Allora le cose tengono molto, perché il discorso sulla democrazia paritaria non è solo un discorso volto o una articolazione propositiva volta a occupare dei posti di potere, che già è buona e santa cosa, ma anche ha l'obiettivo di scardinare quella contrapposizione tra pubblico e privato, perché pubblico e privato sono luoghi abitati tutti e due, sia dagli uomini e sia dalle donne. E questo è un discorso di libertà profonda che modifica il pubblico e che modifica il privato. Non ci dobbiamo stupire quando vediamo, ho sentito l'ultimo pezzo dell'intervento della professoressa, che poi le donne, quando nella dimensione pubblica ci stanno, possano decidere a un certo punto di lasciare per fare altro. È perfettamente naturale, è coerente con questa diversa concezione, perché quella che si scardina è proprio la rigidità non solo dei ruoli uomo-donna, ma della separatezza pubblico-privato. Cioè, non è che io sono maschio e sto nei luoghi di potere e tu sei donna, ti occupi della casa, ma non è neppure che io decido di frequentare la dimensione pubblica dell'esistenza e un'altra mia amica decide di dedicarsi alla cura delle relazioni personali. Quindi l'obiettivo è come lo interpretano le donne. E recuperare l'intreccio tra pubblico e privato è il senso profondo della libertà, che nel modificare quell'intreccio modifica la qualità della dimensione pubblica, ma anche del vivere privato. Allora, noi non lo facciamo quasi mai questo, noi esplicitiamo i nostri obiettivi sulla democrazia paritaria, che sono obiettivi volti, lo diceva prima Francesca, a occupare anche attraverso norme che ci aiutino in maniera riequilibrata le posizioni di potere a tutti i livelli, in tutti i poteri, e ci occupiamo anche delle posizioni di potere nel mondo delle imprese. Quindi i nostri discorsi rischiano di apparire frammenti e non recuperiamo la visione di questo disegno, al punto che ci sono alcune di noi, tra virgolette, specialiste nella democrazia paritaria, altre specialiste nel contrasto alla violenza, e questo va benissimo perché le questioni vanno approfondite, ma all'origine la visione è identica. Noi ci preoccupiamo di recuperare una dimensione di libertà e l'obiettivo della democrazia paritaria è perfettamente funzionale. Questa dimensione della libertà riguarda tutto e tutti e tutte. Diceva Constant, no? Che voi conoscerete, avrete studiato sicuramente, che la libertà degli antichi è diversa dalla libertà dei moderni, che la libertà, stiamo parlando del Settecento, che la libertà degli antichi era la libertà nella politica. E la libertà dei moderni era la libertà dalla politica per vivere nella sfera della dimensione privata, degli affari, dei commerci, delle relazioni. Ecco, estremizzo ancora una volta. Quella consegnataci da Costan con una lettura perfetta era la visione delle libertà degli antichi e dei moderni. Noi dobbiamo ricostruire una visione della storia e del senso del futuro, quindi non solo della lettura del passato, che legga anche come hanno vissuto le antiche e come hanno vissuto le moderne.
per consegnare invece alla contemporaneità una visione che superi quella dicotomia tra la visione degli antichi e la visione dei moderni e che proponga un intreccio tra le varie sfere del vivere. Allora gli uomini ci dovrebbero essere grati, perché noi, occupandoci della nostra libertà, della nostra interezza come persone, della nostra voglia di occupare le posizioni di potere, in realtà consentiamo anche a loro di diventare uomini liberi, di godersi il potere, di viverlo meglio. Ora, questo non vuol dire che ciascuna donna, quando sta in un consiglio di amministrazione o quando viene eletta in Parlamento, è consapevole di tutto questo. Qualche volta vivono queste esperienze, queste dimensioni, dicendo: mi è capitato perché sono brava, non devo nulla alle altre donne, io sono la migliore, e gli altri se ne sono accorti. Ma non importa quello che soggettivamente qualcuno pensa, perché c'è una soggettività collettiva, e in relazione a questa soggettività collettiva il portato storico, la responsabilità storica di questa visione della libertà, che è libertà per tutti, è delle donne. Cioè, non a caso adesso anche il movimento di protesta nel Medio Oriente, la vicenda iraniana, eccetera, sono accompagnate dallo slogan, dal motto delle donne curde: donna, vita e libertà. E donna, vita e libertà sono tre cose strettamente intrecciate. Cioè, oggi le donne possono insegnare al mondo cos'è la vita e cos'è la libertà, ma non lo fanno per sé, per le altre donne, lo fanno per tutti. Allora, tornando alla domanda iniziale, quali sono le discriminazioni di cui si occupa Noi Rete Donne? Noi ci occupiamo soprattutto del rapporto donne e potere, soprattutto, poi se ne abbiamo il tempo lo vedremo, abbiamo cominciato con le assemblee elettive, e con le posizioni nelle imprese, ma con una visione articolata, perché la nostra idea, insomma, vedremo quello che riusciamo a dirci in questi minuti, ma non ne prenderemo molti. È importante che le donne siano nei luoghi dove si decide, e i luoghi dove si decide sono tanti: l'università, i decisori nella sanità, i partiti politici. Quindi le proposte vanno diversificate. Allora, cosa fanno i Rete Donne? Lo vedremo. Intanto grazie per questa, averci fatto una chiarezza sugli obiettivi e sulle finalità di Noi Rete Donne, e la questione del potere credo che sia proprio la questione centrale, il nodo centrale che riguarda non solo le discriminazioni ma anche la violenza di genere, di cui noi in questo perfezionamento cerchiamo di affrontare le diverse sfaccettature. Una tra le quali ovviamente il femminicidio, di cui abbiamo già parlato questa mattina con la professoressa Olivieri. Volevo chiederti, volevo allora farti questa domanda. Noi Rete Donne, occupandosi di donne, potere, ma anche uomini e potere, ovviamente c'è l'altra parte, no, della medaglia sempre da guardare. Si potrebbe dire che agisce anche proprio per ostacolare la violenza di tipo istituzionale, di cui si parla ancora troppo poco, a mio avviso, ma è quella violenza che poi da cui ne derivano molte altre. A volte ci chiediamo: l'educazione che cosa fa? L'educazione cerca di proprio portare le nuove generazioni dalle prime età della vita a intendere le relazioni tra i generi in maniera diversa rispetto al passato. Ma c'è sempre l'ombra, io almeno la vedo in questo modo, non so tu Daniela che cosa ci puoi dire a tal proposito, che ci sia una violenza più generale, che io appunto definisco quella istituzionale, che ci tenga comunque sempre stretti nelle gabbie dell'oppressione. Noi Rete Donne, rispetto a questo punto, come cosa ne pensa, come la vede?
Allora, io non so se è corretto il termine violenza istituzionale, diciamo che ci riferiamo alla situazione in cui le istituzioni non sono attrezzate e le donne che già hanno subito delle violenze sul piano personale non trovano delle istituzioni adeguate, quindi avvertono una sensazione del riproporsi di una forma di violenza nei propri confronti. Quindi queste istituzioni non attrezzate, se pensiamo al percorso tipico di chi ha subito la violenza, le istituzioni non attrezzate sono quelle sanitarie, quelle giudiziarie, eccetera. In fondo sono, come dire, o istituzioni abitate da persone, uomini e donne, spesso inconsapevoli, perché il nodo è quello della consapevolezza rispetto a quanto ci stiamo dicendo e come questo possa fungere da chiave interpretativa, anche non attrezzate perché c'è un problema di professionalità, c'è un problema di saper fare alcune cose, c'è un problema di formazione, di meccanismi di selezione, di diversificazione delle specificità in relazione alle varie professioni per poterci attrezzare per contrastare la violenza contro le donne. Allora, tutto questo implica che dobbiamo, uno, esserne consapevoli, due, voler contrastare tutto questo, ma poi essere attrezzati. Allora, noi Rete Donna ha una cifra propria rispetto alle associazioni, alle reti, eccetera. Noi abbiamo scelto una nostra dimensione, che è quella della competenza. Questo non per fare un lavoro di nicchia, ma per fare un lavoro responsabile. Perché la nicchia è una sciocchezza, ma la responsabilità serve. Cioè, ognuno deve sapere quali sono gli strumenti di cui dispone. Noi abbiamo scelto di non avere finanziamenti, neanche un euro, di essere totalmente libere, che vuol dire che non abbiamo una capacità di mobilitazione. Se io domani voglio reagire e andare a occupare il Colosseo o salire sull'Obelisco con una massa di donne, di noi Rete Donne, non lo posso fare perché non è quella la mia cifra e non ci provo proprio. Noi siamo un luogo di elaborazione, di confronto, di individuazione di soluzioni, quindi non un ambiente parolaio, esattamente il contrario, perché si può essere parolai pure quando si è populisti e si decide di assalire il Colosseo tutti i giorni. Quindi luogo di elaborazione di competenze non vuol dire sterili parole bla 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 accademici, perché è un terreno di confronto tra professioniste di tutti gli ambiti, di tutte le discipline e che attraversano anche le varie sedi di potere trasversale rispetto alla politica. Che c'entra questo con la domanda di prima? C'entra che quando noi diciamo che le istituzioni si devono attrezzare, siccome non siamo all'anno zero, delle cose sono state fatte, delle altre devono essere fatte, occorre una conoscenza che non vuole dire semplicemente una somma dei fatti noti, ma vuol dire anche la capacità di lettura dei fatti e la capacità di farli emergere, che non sono due cose affatto scontate, e poi una capacità anche di proporre. Quindi noi pensiamo nel nostro piccolo, senza sostituirci ai luoghi in cui queste cose devono accadere per tutti, perché noi siamo semplicemente una rete di persone che decidono di mettere insieme con tutte le fatiche e l'ingenuità che ci può essere in un'operazione di questo genere, la propria competenza, una rete per approfondire e per confrontarsi. Poi è vero che non decidiamo noi, ma è vero che ci confrontiamo con i decisori, chiamiamo i partiti politici, chiamiamo le parti sociali, chiamiamo i livelli di governo con anche in piccoli incontri, volanti, Zoom di un'ora e mezza, eccetera. Quindi possiamo favorire e poi anche la trasversalità può aiutare, perché la trasversalità vuol dire non affidarsi a un partito e dirò perché può aiutare. Adesso un'ultima considerazione su questo. Ecco, io penso che sia molto importante per contrastare la violenza istituzionale, che io non chiamerei così, diciamo, ma non che non chiamerei così per timidezza, ma come dire, per cercare di individuare con nettezza i vari ambiti. Ma quello che mi pare importante è aiutare nel nostro piccolo le istituzioni, gli ambienti culturali, eccetera, a
formulare proposte che possano essere funzionali ai vari ambiti, alla sanità, ai percorsi giudiziari, eccetera. Molte cose, peraltro, in ordine a questi aspetti, sono stati fatti dalla Commissione contro il femminicidio, che ha finito di lavorare benissimo adesso al Senato, che ora diventerà Camera e Senato, e quindi bicamerale, e probabilmente potrà completare questo lavoro. Dicevo prima perché è importante la trasversalità. Non penso a una trasversalità di chi strizza l'occhiolino all'una e all'altra parte, creando, perché si può essere trasversali e scioccamente complici di tutti. C'è un valore positivo e uno indifferente, se non addirittura negativo, della trasversalità politico e partitica. Io penso a una trasversalità essenziale per il semplice fatto che alcune questioni chiave nel nostro paese si possono affrontare solo se c'è una consapevolezza in tutti gli schieramenti politici. Quindi la tentazione di dire ora c'è un governo che non mi piace e quindi non ci dialogo e lo rifaccio tra 5 anni comporta una grossa sciocchezza, quella di non capire che tra 5 anni non riprendi le cose dove le hai lasciate, o tra 4 o tra 3 o da 2, ma devi ricominciare ogni volta da 0, perché quando tu stai fermo la vita invece scorre. Allora, e quindi non esiste il tempo d'attesa infinito nella politica, non esiste nelle istituzioni, come non esiste nelle vite individuali, e lo sappiamo tutti, ogni volta che diciamo aspetto e questa attesa è molto lunga, poi magari quando la soluzione arriva ed è quella a cui avevamo pensato prima, non ci interessa più perché siamo cambiati noi, si cambia anche nello star fermi. Quindi la trasversalità è indispensabile se vogliamo che questo nostro paese affronti le questioni delle quali stiamo parlando in maniera sistematica, individuando delle soluzioni senza ricominciare ogni volta da zero. Trasversali non vuol dire non sapere che anche i partiti politici o le parti sociali o quello che sia o i diversi livelli di governo abbiano anche delle sensibilità, delle disponibilità differenti. Vuol dire sapere ogni volta individuare il modo per proseguire cercando di fare convergere dove è possibile e dove non si può, si dice con nettezza, noi non ci siamo, però in una concezione come la nostra, che non è di assalto al Colosseo o di arrampicata sull'obelisco, ma è propositiva e non per questo più morbida, perché le proposte possono essere anche più radicali del salire e scendere dall'obelisco, che pure, come dire, ha la sua fascinazione, la sua utilità qualche volta, però in una concezione come la nostra, poco consona a dare rilievo al grande evento, più attenta alla costruzione delle soluzioni giorno per giorno, la trasversalità va cercata, poi non sempre si riesce a ottenerla, perché ripeto, l'idea di ricominciare sempre da qualche parte è un'idea che non aiuta, non la rete, perché le reti possono trovare vantaggio di alcuni radicalismi, però non aiuta le donne. Nella nostra concezione, invece, i radicalismi e le adesioni e le eccessive adesività non aiutano né rispetto al governo né rispetto all'opposizione. È molto meglio, con la fatica che tutto questo comporta, cercare quando è possibile i terreni comuni. Daniela, se sei d'accordo, aprirei anche un breve dibattito, perché poi fondamentalmente i temi si intrecciano molto, sia quelli di cui abbiamo parlato questa mattina, sia quelli che ci stai appunto presentando tu e che quotidianamente portate avanti come Noi Rete Donne. C'è qualche intervento da parte vostra su questa, anche su democrazia paritaria? Non è che se ne parli poi così tanto, anzi credo che sia proprio una vostra perla, no? Quella di Noi Rete Donne, parlare di se non è paritaria non è democrazia.
E credo che invece questo dibattito vada allargato, debba essere appunto conosciuto e praticato da più parti. Qualcuno che vuole appunto avviare una discussione su questi temi. Questo è un circolo di apprendimento, quindi è proprio fatto per confrontarci. Su quanto anche facciamo all'interno delle nostre professioni o comunque nei luoghi in cui viviamo e possiamo, come dire, incidere su una decostruzione delle idee che fino ad oggi, insomma, hanno e stanno continuando a produrre violenza di genere e femminicidi. Vedo che non c'è qualcuno che se la sente di intervenire. Anche qua in aula, non so se avete delle domande da porre. Allora, Daniela, propongo un'altra. Rimanendo sempre a noi donne, però tu rappresenti anche ricopri un ruolo molto importante, apicale all'interno dell'amministrazione pubblica. Ecco, allora ti vorrei chiedere anche un altro punto di vista. Che cosa sta succedendo, possiamo dire così, ai piani alti del nostro paese per promuovere, a partire proprio dalle prime età della vita, una cultura paritaria, una democrazia paritaria? Qual è l'aria che si respira nelle istituzioni di cui tu fai parte e c'è qualche, ci puoi dare il senso della misura di che cosa sta succedendo e quanto il nostro paese stia reagendo, a queste problematiche? Ora ovviamente dirò poche cose e poche idee anche molto confuse, nel senso che non sono tra i decisori ai massimi livelli, quindi so quel che vedo, so quel che leggo e vivo le mie esperienze professionali. Tra l'altro in un ente ricco, pieno di professionalità, qual è l'INAIL adesso che io controllo come presidente del collegio dei sindaci, ma non gestisco. E poi, insomma, no. Ognuno di noi vive alcune esperienze, selezionate volontariamente o casualmente che sia. Io ho complessivamente l'impressione che ci sia il grosso rischio adesso legato alla non presa in considerazione, non utilizzo fino in fondo del straordinario momento che stiamo vivendo, l'intreccio da un lato della pandemia, che è una cosa che ha cambiato tutto e tutti, compreso il modo di fare rete tra le donne, compreso. E dobbiamo rifletterci ancora di più, perché a volte alcune cose sono cambiate nei comportamenti, anche il modo con cui ci incontriamo tra di noi. Il fatto stesso che discutiamo abitualmente da qualunque città dell'Italia, prima non eravamo abituate, questa è una grossa opportunità. Ma insomma, la pandemia ha cambiato veramente tanto, ma l'intreccio tra la pandemia e le risorse del PNRR costituisce veramente una grossissima opportunità, oppure una grossissima fregatura, perché la pandemia ha un segno negativo. Le risorse del PNRR sono in buona parte dei prestiti che le generazioni successive dovranno restituire. Quindi questa opportunità o la cogliamo e la viviamo fino in fondo, ma sapendone davvero sprigionare gli effetti positivi, oppure abbiamo perso l'occasione di quantomeno contenere i danni e assumere la sfida rispetto alle generazioni future di quello che ci è capitato di vivere, che è la pandemia, e che veramente è stato un fatto straordinario da tutti i punti di vista, cioè proprio modificato la vita pratica e il modo di ragionare. Ecco, rispetto all'utilizzo delle risorse del PNRR,
C'è necessità di avere coraggio, di avere competenza, di avere una grossa anche disponibilità all'ascolto e al fare, e incorporando lì alcune scelte significative per le donne. Qualcosa è stato fatto, ma non abbastanza dal mio punto di vista. Quindi cioè, più che l'aria che si respira, perché quello non sono in grado di dirlo, insomma, diciamo che come parliamo di aree del paese, parliamo di pubbliche amministrazioni, anche di aree che si respirano. Io dico semplicemente la mia, che è quella che ho l'impressione che queste opportunità non si siano colte fino in fondo e che ci sia stata negli ultimo anno una forma e negli individui e delle forme non individuali, ma anche associative, eccetera, una sorta anche di rimozione rispetto a quello che era accaduto, come se la pandemia potesse essere una parentesi, e poi ci attrezziamo e ne usciamo e ricominciamo come eravamo prima. Non è stata una parentesi, perché come dicevo prima rispetto a quando si perde del tempo, lì c'è stata invece un'accelerazione degli avvenimenti, per cui nulla può essere ripreso da dove l'avevamo lasciato e le cose che non abbiamo ripreso come prima, aspettiamo ancora un po' per riattrezzarci. Quindi la mia impressione, insomma, è che questa rimozione non ci stia consentendo poi di fare tutte le scelte con la dovuta incisività. Mi pare che una cartina di tornasole ci sia, che è l'assoluta disaffezione delle persone rispetto alla politica. Cioè, dopo quello che è accaduto, dovevamo correre nel dire voglio decidere, spero che si decida bene, voglio scegliere le persone, è un periodo eccezionale. Invece c'è stato un aumento dell'astensionismo. Quel dato dell'astensionismo non è un dato banale, non riguarda solo la politica, perché vuol dire che le persone, uomini e donne, non pensano, come dire, non, come se non fossero o interessate e interessati a ciò che si decide, oppure, e c'è anche quest'altra ipotesi, sono sfiduciati dall'offerta politica, cioè quello che c'è in giro non mi rappresenta e quindi le decisioni che verranno prese o che vengono prese mi lasciano indifferenti, perché quando io non vado a votare non scelgo nessuno. Quale che sia, come dire, un'indifferenza o una critica manifestata in quella forma rispetto all'offerta politica, implica che lì c'è un'emergenza, perché se non corriamo a cercare di decidere ora che stiamo in maniera accelerata disegnando la vita futura del nostro paese e delle generazioni del futuro, future, quando lo faremo? Io credo che su questo dato dell'astensionismo non abbiamo riflettuto e anche le contese politico-elettorali diventano ridicole se ragioniamo su questo, perché nessuno ha vinto le elezioni, le hanno perse tutte, quelle nazionali, quelle regionali. Poi c'è il partito politico che ha preso più voti e va riconosciuto, cioè non è una forma di delegittimazione del risultato, che sarebbe veramente un errore. Il risultato, gli elettori hanno sempre ragione, la democrazia è di chi vince, di chi ha più voti e chi vince va riconosciuto. Quindi va riconosciuto il governo nazionale, i livelli locali, eccetera. Però tutti insieme devono avere la consapevolezza che hanno vinto con scarsissima partecipazione. Questo mi pare il dato rispetto alla politica più preoccupante. Non è tanto come si orientino le persone, ma il fatto che le persone non decidono, non posso neanche dire non si orientano, perché probabilmente, ripeto, vi è anche un problema di offerta politica, di democrazia nei partiti, di meccanismi decisionali. E questo, è un grossissimo problema. Poi, in generale, quello che mi sento di dire rispetto a questa fase, che sono accadute una serie di cose straordinarie che vanno oltre le persone che coprono in questo momento quei ruoli, cioè a prescindere da quello che ciascuno di noi pensa, abbiamo una donna presidente del Consiglio che non è una banalità, abbiamo
Abbiamo una donna segretaria del partito più grosso del centrosinistra, che non è una banalità, una donna, Margherita Cassano, prima presidente della Corte di Cassazione, una donna alla Federazione Nazionale della Stampa, cioè tutto in pochissimi mesi. In un momento in cui gli uomini si tengono stretto il potere e si sentono minacciati, minacciati nella vita privata, alcuni per cui reagiscono anche con la violenza, minacciati in quella pubblica, eccetera, c'è questo dato storico incontrovertibile e che nessuno riuscirà più a fermare, della avanzata delle donne nei luoghi di potere, perché proprio in questo momento, che non è particolarmente fecondo da alcuni punti di vista, che le donne nel nostro paese, almeno nella posizione di vertice, stanno arrivando dappertutto. Allora, qual è il nostro compito? È quello di far sì che dietro questi processi, tanto che questi processi si attivino e continuino a generare risultati, ma poi che dietro questa, come dire, presa di possesso del vertice ci sia consapevolezza e vantaggi a cascata per tutte le donne, perché sarebbero anche quelle, non dico opportunità perse, ma non utilizzate fino in fondo, se ci dovessimo limitare alla posizione apicale, perché una donna può stare ai vertici circondata da maschi e finendo lei stessa inevitabilmente ad assumere regole e stili di comportamento maschili. Allora, noi dobbiamo molto lavorare sulla consapevolezza di quello, cioè sulla dare rilievo a quello che è accaduto, che non importa se io ho votato il partito Pinco che aveva un uomo, ma se c'è una donna presidente del Consiglio, per tutte le donne è una cosa importante, e non importa se avrei voluto un altro, ma se c'è una donna segretaria di un grosso partito del centrosinistra, è importante per le donne. Ripeto, io non mi riconosco personalmente come dire nessuna delle persone che ho rispetto alla politica, perché rispetto alla presidente di Cassazione non è così, ma non ho votato nessuna delle donne di cui stiamo parlando, né nelle primarie né nelle secondarie, quindi non sto esprimendo un giudizio di valore. Non avrei scelto la presidente del Consiglio, che stimo moltissimo, non ho contribuito a scegliere la segretaria del partito del centrosinistra, quindi non sto dando un giudizio di valore sulla persona. Dico che è importantissimo per me che loro due ci siano, a prescindere dalle storie personali, anche perché per le nuove generazioni, anche per quello che consegniamo. Quindi è inutile non dirlo. In questo momento, in questi mesi, sono accadute delle cose straordinarie in Italia. Se le sottovalutiamo, anche come rete e come associazione delle donne, dicendo addirittura le sciocchezze che ho sentito, meglio un uomo femminista che una donna maschilista, neghiamo anche alla storia l'evidenza del proprio corso. Cioè, non è così, non importa quello che uno pensa in quel momento e il giudizio che dà, che può cambiare, poi non sappiamo come si comporterà. C'è che una donna presidente del Consiglio è un fatto storico senza precedenti e va valorizzato, perché non valorizzare non vuol dire non dare un giudizio positivo sull'attuale presidente del Consiglio, cosa che le persone, se vogliono, hanno anche la libertà di fare, non è il mio, ma voglio dire, ma vuol dire sottovalutare tutto quello che le donne hanno fatto nella storia di questo paese perché una donna diventi presidente del Consiglio. Quando si dice a me non importa, quella donna non mi piace, era meglio che no, vuol dire non valorizzare il lavoro delle nostre costituenti, delle associazioni storiche, del movimento delle donne. Cioè, le donne a quei livelli non ci arrivano per caso, neanche quando pensano di essere arrivate per caso. Cioè, loro lo possono pure pensare, hanno la libertà di farlo, ma ci sono arrivate grazie a tutto quello che c'era prima, e le prossime ci arriveranno grazie a tutto quello che ci sarà. C'è qualche replica, qualche domanda in aula e in aula virtuale? Allora, fare una domanda veloce? Buongiorno.
Assolutamente, prego, Sì, dottoressa. buongiorno. Buongiorno, dottoressa. Volevo farle una domanda velocissima perché forse abbiamo pochissimo tempo. Se lei avesse, diciamo, un solo potere decisionale a tutto campo, per raggiungere una, o insomma, o sviluppare ancora meglio una democrazia paritaria, quale sarebbe il primo ambito o qual è il primo ambito in cui interverrebbe? Nel senso, penso sanità, lavoro, istruzione. Dove vede anche, diciamo, dopo la pandemia, che secondo me ha anche però riportato tanto indietro magari le donne nel privato rispetto al pubblico, no? Magari tante persone anche hanno perso il lavoro e sono state soprattutto donne. Però le chiedo dove vede più urgenza per un intervento. La ringrazio. Allora, rispondo in pillola. In quale potere mi piacerebbe stare a livelli io alti? Il governo, non le assemblee elettive, non il giudiziario. A me, con la delegazione da pubblica amministrazione, il livello che mi interessa di più è il governo. A me, se dicessero dove vuoi andare, voglio fare presidente del consiglio, la ministra, cioè giochiamo ovviamente. Certo. Quale legge farei? Farei subito la legge che noi Rete Donne chiede con forza, chiede, insomma, pretenderebbe con forza, che la legge sul 50-50, che in tutte le nomine pubbliche e in tutte le designazioni, perché non esiste solo la dimensione elettiva, si nominino metà uomini e metà donne. Qual è l'emergenza vera? È il lavoro. Sicuramente il lavoro, perché quando abbiamo il tasso di occupazione femminile così basso. E poi non possiamo neanche essere contente quando il nostro è il paese con meno discriminazione retributiva rispetto ad altri, perché lavoriamo in poche, perché queste cose, cioè lavoriamo in poche, voglio dire, perché il vero problema sicuramente è come si fa a pensare che possa essere libera una donna che non si mantiene da sé, che non ha la libertà economica. Quindi ecco, allora non vuol dire che mi piacerebbe fare la ministra del lavoro, mi piacerebbe fare la presidente del consiglio, ora ovviamente sto giocando, però le mie preferenze vanno, sì, sarebbero decisamente queste. Mi concentrerei sul lavoro delle donne, e questo il paese lo può fare anche se non faccio la ministra io, il presidente del consiglio, ma insomma mi auguro che ci deve essere una convergenza tra opposizione e governo, insomma mi auguro che tutti comprendano la centralità. E quella legge pure la possono fare anche se una di noi non fa la ministra o la presidente del consiglio, perché è una legge che fa bene al paese e sulla quale si può registrare convergenza. E altre cose, sicuramente mantenere la sanità pubblica, mantenere non vuol dire voglio la sanità pubblica, ma investire sulla sanità pubblica, quello mi pare fondamentale. E poi, se poi dovessi dire la mia preoccupazione forte come cittadina, ma c'entra pure sulle donne, sto dicendo tutto praticamente, quindi non stiamo sottovalutando nulla, ma le questioni sono intrecciate, perché il lavoro delle donne e le donne dove si decidono porterebbe con sé questa sensibilità. Mi pare che abbiamo un problema di ambiente e di abusivismo edilizio. Sull'ambiente se ne parla spesso, dell'abusivismo edilizio troppo poco nel nostro paese, perché c'è un coinvolgimento diffuso. Io trovo quello dell'abusivismo edilizio in un paese come il nostro un nodo veramente importantissimo. Basta costruire sulle spiagge le verande, le verandine nei centri storici. Abbiamo un paese bellissimo, anche come donne ci dovremmo assumere l'obiettivo di preservarlo un po' di più. Ringrazio. Grazie Daniela. Qualche altra domanda? Allora, ne faccio io una in chiusura, ovviamente ringraziandoti per questa partecipazione, presenza. Il corso di perfezionamento vuole essere anche un po' questo, non soltanto concentrarci su due o tre temi che possono poi alla fine anche ripetersi e, come dire, non dare stimoli nuovi. La partecipazione delle associazioni come noi Rete Donne o come altre che potremo sentire, vuole aprire proprio una discussione a 360 gradi, perché è solo così che possiamo veramente scardinare certe
regole che ci portiamo dietro ma che non ci fanno andare avanti. Il gruppo dei corsisti, delle corsiste, del perfezionamento è un gruppo eterogeneo, quindi sono persone, donne e uomini che lavorano anche in ambiti diversi. In che modo però la democrazia paritaria, Daniela, può giungere in tutti i vari, nei vari settori, cioè come ciascuno di noi può portare attraverso la propria voce un messaggio di cambiamento verso una democrazia paritaria, perché noi pensiamo di essere in un mondo democratico, in un paese democratico dove abbiamo già ottenuto tutto, raggiunto tutto. Invece, in che modo ciascuno di noi può contribuire ad ampliare la democrazia paritaria laddove lavora o dove vive? Io penso che debba diventare un'abitudine mentale quella di vedere dietro al neutro gli uomini e le donne. Cioè, il neutro non esiste, non esiste nella vita, esisteranno le transizioni, quello che deve, però non il neutro, non esiste nella vita, non esiste nella vita delle istituzioni. Deve diventare un esercizio, poi se ci si allena lo si riesce a fare. Io prendo questa decisione in quest'ambito, faccio questo studio, faccio questa ricerca, non devo parlare genericamente di persone, non devo cercare genericamente le persone, devo cercare gli individui, e gli individui sono uomini e donne nella loro concretezza. Se io faccio questo sforzo di abbandonare il neutro come abito mentale e di cercare la concretezza, ecco perché io dico la democrazia paritaria è la cosa, è il veicolo che aiuta alla concretezza, e non è vero che siamo portatrici di un pensiero astratto e distante. Se faccio questo sforzo, l'arricchimento è per tutti, dal punto di vista della ricerca è enorme, dell'utilizzo del denaro diventa più efficace, perché vado a vedere dove va a finire, perché ricerco tutti gli ambiti. Quindi questo sforzo all'inizio è un po', deve diventare proprio, come dire, un modo di ragionare differente alle quali ciascuno di noi si deve abituare, sapendo che ci sono le battute, parli ogni volta di donne, racconti di donne, parli solo delle donne. A me dicono sempre tu parli delle donne, e poveretti non si accorgono che io parlo di tutto evidenziando lo specifico femminile, ma quindi vuol dire che conosco il problema se poi lo declino al femminile. Per quello dico uno sforzo di entrare nei vari ambiti, e la logica di Noi Rete Donne è quella delle competenze, perché significa sostanzialmente uscire dalla genericità, affrontare le varie cose e affrontarle con uno sguardo rispetto alle donne, su come vivono le donne, su come vivevano, su come vanno studiate, sugli effetti. Io penso che questo, al di là del fatto che i programmi comunità, i regolamenti ci obbligano nel destinare le risorse a vedere l'impatto di genere, quindi al di là dei meccanismi giuridico-formali o ingegneristici o dei vincoli giuridici, ma proprio un abito mentale nostro nell'apprendimento e nel comunicare anche le conoscenze. Ecco, questo sforzo di guardare al femminile, e i poveretti che ci prendono in giro non capiscono che se si privano di questo sforzo non stanno neanche approfondendo, perché se approfondisci qualunque questione ti porta a evidenziare una specificità di genere. Se non la cogli vuol dire che non hai approfondito abbastanza, o che hai degli occhiali che a un certo punto ti fanno uno scherzo e ti impediscono di vedere la realtà com'è. Se chi insegna nelle università abitua i giovani a questo esercizio, secondo me aiuta moltissimo, e fa anche un regalo ai giovani, perché gli dà uno strumento, cioè uno strumento in più per non studiare a vuoto, insomma, per finalizzare lo studio e avere anche un banco di prova. Se non colgo nessuna specificità, forse ho impostato male la questione, perché non è possibile, cioè, gli uomini e le donne sono diversi e diverse.
Io allora faccio nuovamente la domanda, se ci sono domande per la dottoressa Daniela Carlà. Allora, a questo punto direi abbiamo avuto una mattinata piuttosto intensa, lunga, perché non abbiamo fatto neanche una piccola pausa. Daniela Carlà e tutto noi Rete Donne, ti ringrazio per esserci proprio venuta a portare questo sguardo specifico di cui abbiamo parlato sia prima che adesso con te. E poi mi trovi pienamente d'accordo con il concetto proprio che il neutro non esiste e dobbiamo imparare a guardare e a interpretare la realtà non solo attraverso però questo binomio maschile-femminile, ma aprendoci anche ad altri sguardi. Direi che è importante fare anche questo ulteriore sforzo. Ti ringrazio tantissimo. Daniela, ringrazio le persone che hanno i corsisti e le corsiste che hanno seguito. Se ci sono poi domande, eventualmente ce le potete inviare e casomai saremo noi a chiedere a Daniela Carlà o a noi Rete Donne comunque ulteriori riflessioni. Ti saluto, ci vediamo il 7 marzo a Roma da Marisa Rodano con grande grande piacere. Grazie, Fran. Un arrivederci, buona pausa, buona interruzione di pausa a Perché tutti. Ci Francesca è vediamo. stato, ma fa parte pure lei di noi Rete Donne. Sì, e ne faccio parte con veramente con grande, grande riconoscenza, prima di tutto a te che mi hai dato questa opportunità. Allora, ci vediamo alle 14 con l'attività di laboratorio. Buona pausa, Daniela, di nuovo grazie e a presto. E a tutti.